3, 2, 1. Ready Dreamer! Tanta roba! Amici di Rally Dreamer, buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi. Alcuni voi stanno ancora mangiando, altri hanno appena finito perché si deve tornare in diretta. Lo vedete, questo è lo spettacolo delle dirette di Rally Dreamer. Accanto a me, per questa ultima diretta dal Rally del Camunia, non può assolutamente non esserci Alessia Dones. Ciao Mirko, ciao a tutti, ben ritrovati. Cioè, adesso ti vedo proprio più tranquilla, vai, ma abbiamo quasi finito. O facciamo qualcosa lunedì oppure dobbiamo andare a casa. Se c'è poco da fare, Se vuoi restiamo qua. Restiamo qua, lei non ha problema assolutamente. Allora, intanto cerchiamo di capire dove siamo e che cosa facciamo qua per tutti coloro che questa mattina sono andati a messa. Oggi è Domenica delle Palme, quindi era importante anche quello. Qualcuno è mancato, eravamo tantissimi in diretta sia stamani ma soprattutto ieri. Ci risiamo oggi, siamo sull'ultima prova. Quando si uscirà da questa prova si capirà chi è il vincitore della 10ª edizione del Camunia Rally. Un Camunia Rally che quest'anno è stato certificato dalla Federazione. Prova comunque tutto sotto l'ottima e attenta esecuzione da parte di tutto lo staff della famiglia Zagami. Noi nel frattempo vi diciamo che quella che stiamo per andare ad assistere in questo momento è la prova di Montecampione, come ha detto Alessia, una prova lunga di ben 9 km 800 metri, che deciderà nel bene o nel male chi e come e quando sarà il vincitore di questa edizione numero 10 del Camunia Rally. Un'edizione che fra l'altro fino ad ora è stata strettamente nelle mani di un certo Ilario Bondioni. Un Ilario Bondioni che ieri ha attaccato tantissimo. Oggi sulla prova che è quella prima di noi, la Valpalotte di 10 km e 500 metri, in due occasioni, sia nel primo passaggio che adesso, ha lasciato prima Zanardini vincere la prova, adesso l'ha lasciato Griso vincere la prova. Lui sta dietro, controlla, gli va la possibilità di perdere qualche secondino, ma poi alla fine, guarda caso, è sempre lì pronto a dare la zampanta vincente. Lui che ha già vinto per 4 volte questa gara, l'ha vinta nel 2017, nel 2018, nel 2019 e nel 2021. Lui che quando era alla vigilia forse è stato rischiato anche il fatto di essere presente perché ha un piccolo problema di salute, ma che credo a questo punto si possa dire in parte risolto, che comunque... Ah, ho capito. Ah, va benissimo, no, perché mi stanno arrivando un sacco di messaggi, le sto leggendo naturalmente e io le leggo sempre mentre parlo con voi e quindi ho bisogno di tempo. Nel frattempo hai un po' di social time o vuoi usare il mio? Sì, uso perché vai con il mio e così vediamo se puoi parlare, ce lo dividiamo così. Visto che quel cesso di telefono che hai tu non funziona, questa è la verità. E allora noi andiamo avanti. Vi preannuncio una cosa però intanto, che ci sono dei problemi con il server dei Crono che in tutti i modi stanno cercando di aiutarci, ci aiuta anche l'addetto stampa Luca Del Vitto, ci stanno aiutando tutti e cercheremo in qualche modo comunque di riuscire a uscirne fuori, questo è fondamentale. 117 gli iscritti sono partiti ieri dalla pedana di partenza, oggi si sono ripartiti in 104, ne sono mancati altri 5 al primo giro, quindi dovremmo essere intorno a un centinaio di equipaggi che vi faremo vedere dall'inizio alla fine. Social time! Eccoci, allora salutiamo i nostri spettatori. Cricri Trivelli ci scrive buon pomeriggio, Salvatore ci saluta, ciao Salvatore, Massimo Sacchetto siete bravissimi, grazie Massimo. Alfonso, sempre presente, ci scrive buon pomeriggio e buona domenica. Mi sarebbe mancato se non ci fosse stato Alfonso, non facevo la diretta, io ve lo dico. Cesare Gerosa, buona domenica Mirko e Alessia, grazie Cesare, un saluto anche a te. Buongiorno da Albero Bello, Domenico Palasciano. Ciaone da Messina ci scrive Visalli Pippo.
Giovanni Maggio ci scrive: ben ritrovati, nuovamente saluti dalla Sicilia. E allora noi, intanto io vorrei dire come sono andate in realtà le prove sulla PS5, la Valpalot. Come vi ho anticipato prima, il più veloce è stato Michele Griso, che ha messo tutti in fila con il tempo di 7:11:03. A seguire Odeon Caffoni, Davide Caffoni, che qui ha fatto segnare il tempo di 2 secondi e 2 decimi peggiore rispetto a Grifo. In terza posizione Leo Zanardini, che qui nella mattinata aveva invece vinto la prova e che in qualche modo ci possa aiutare. Quel signore là, che è la zero, signore, lo vedete su questa bellissima foto, si chiama Andrea Mabellini, lo conosciamo tutti naturalmente. Lui è uscito dalla sua auto da corsa, pronto per ripartire per l'esperienza europea, dopo un ciocco un po' disastrato per un problema di gomme, che ormai lo sanno tutti, l'hanno dichiarato anche loro, non erano quelle giuste al ciocco, non erano arrivate per un container che non è arrivato in Italia. Qua si è venuto a fare, diciamo, un giro, a salutare gli amici e la famiglia Zagami con la Zero sulle porte di questo bellissimo esemplare di Ford. Questa è la nostra diretta, l'avete visto, si parte da un lungo veloce, ci si accosta a una destra molto veloce, una 4 e lì a quel punto le auto vanno frenate, ci si attacca a San Brembo per il tornantino sinistra, anzi vorrei che il mio regista, in qualche modo il mio regista mi desse una mano, tornasse sulla 1, se ci dà una mano e rivediamo tutta la diretta, così la spieghiamo, eccola qua, si esce da quella da quella sinistra che è una medio veloce, una 3+, si può arrivare veramente forte, poi si va avanti, c'è un breve rettilineo, arrivare alla staccatina che molti fanno toccando di sinistro, è questa qua, questo breve rettilineo, per poi appoggiarsi al primo tornantino, dove si esce dalla destra, che è una destra molto veloce, una 4, attenzione, e poi si frena subito perché ci sono 10-15 metri per impostare il tornantino, che è questo qua. Da qui ci si attacca al levone quello del cambio, gas in fondo, non si tocca la frizione, marce dentro il più possibile per arrivare il più velocemente possibile a questo tornantino. Qua quasi tutti toccano appena appena di leva, soprattutto escano molto sporchi la salita e tanto spazio permette di rischiare un po' di più. E poi ancora una volta accelerazione a palla, lo vediamo dalla nostra telecamera fissa sul terreno, e poi si entra in paese e qui è successo di tutto. Bondioni, Caffioni, soprattutto Bondioni, hanno scatenato l'inferno, hanno fatto vedere che si può andare di traverso anche per 15 metri e poi addrizzare l'auto per andare verso la fine della nostra diretta. Questa qua che state vedendo in questo momento, dove tutti scaricano la cavalleria a terra delle autovetture. È la volta del social, tocca a te. Andrea Matteucci, a che ora parte la prova? Alle 14:45. Fabio Rolli, saluti da Bassano. Rolli D'Alena, siete il top. Nello Solerte, ciao ragazzacci da Nellone da Siracusa. Ciao Nello. Gruppo Facebook, Guarezzo Rally Team Motorsport, siamo sempre al top. Grazie, vi mandiamo un saluto visto che ci seguono sempre. Forza Bondioni, scrive Massimo Sacchetto. Allora, io sono riuscito, grazie a chi ci sta aiutando dei crono, ad avere un dopo prova e quindi adesso cerco di subito salvarlo sul download e di andare a aprire il PDF immediatamente per riuscire a leggere il dopo prova, perché fra qualche minuto, e chiedo al nostro regista di stare attento, di andare sul campo largo, tanto che la nostra Alessia è bella, lo sappiamo, io sono bellissimo, lo sanno tutti, quindi cerchiamo di stare con gli occhi sulla strada e vediamo chi arriva nella prima autovettura. Allora, dopo la prova, quindi quando si entrerà davanti al, si arriverà davanti al semaforo dell'ultima prova, che è questa Monte Campione, si starà da partire, il primo partirà con la classifica che vede Ilario Bondioni davanti a tutti con 11 secondi da amministrare, cioè il signor Ilario si può permettere di perdere un secondo a chilometro e sarebbe ancora davanti a tutti. Il più veloce dietro di lui, come abbiamo detto, a 11 secondi è proprio Davide Caffoni, Odeon Davide Caffoni, chissà se ci proverà, ma 11 secondi lo sa, toglierli a Ilario in casa sono praticamente impossibili, ci vuole un errore da parte di lui, speriamo di no, se la merita tutta la vittoria e quindi è giusto che vinca lui e arrivare al bel, il poker già fatto, ma che comunque sia potrebbe diventare anche una quinta vittoria stupenda per lui. E poi in terza posizione c'è Michele Griso a 18:04, 7 secondi da Caffoni, anche qua solo gli errori secondo me potrebbero mettere in discussione il podio, che potrebbe rimanere tranquillamente questo. Dietro di loro Farea,
è molto più lontano, a 36,5 in quarta posizione. Quinto Zanardini addirittura a 38 secondi, mentre siamo a 50 secondi con Bionghini e a 1 minuto e 17 il settimo, che è Dell'Era, Alberto Dell'Era, a 1 minuto e 17 dalla vetta. Da qui in avanti naturalmente ci sarà solo da vedere tutte le classi che iniziano con la bellissima prestazione che sta portando in fondo il buon Luca Sassi, tredicesimo assoluto, primo tra le due ruote motrici e in questo momento a 2 minuti e 25 e 8 di distacco dalla vetta. Dietro di lui un'altra due ruote motrici in quattordicesima posizione, sto parlando di Alex Vittalini, un Alex Vittalini con la sua Citroen DS3 ci ha abituato sempre a grandissime prestazioni, ma che al momento non potrà, secondo me, pensare a festeggiare quello che è il successo delle due ruote motrici, perché vi garantisco che deve recuperare oltre 40 secondi dal buon Sassi. Un Sassi che, come il vino, più invecchia più diventa buono. Guardate qua, sembra di vedere uno spettacolo voluto e un quadro disegnato, e invece è solamente una prova della decima edizione del Camugna Rally 2024 Social Time. Roby De Bien, Alessia, sei stupenda, peccato che non hai bevuto lo spritz. Ancora con questo spritz. La prossima volta lo vedremo. La prossima volta, problemi. Oggi va così. Loris Matti, buon pomeriggio ragazzi e tanta roba. Forza Bondioni. Carlo Camarata, ciao ragazzi da Gangi, aspettando la targa Florio. In teoria dovrebbe essere partita la prima vettura, che vi ricordo lo start era segnato per le ore 14:45, quindi dovrebbe essere scattato il semaforo verde a illuminare gli occhi del bravo. A questo punto il primo a entrare in prova sarà Mirko Zanardini, sarà lui ad arrivare qua per primo con la sua Skoda e quindi noi lo aspettiamo naturalmente. Mi sembra che abbiamo un po' di caldo, o sbaglio? Sì, apriamo, concordo. Oppure cioè, abbassiamo? Spegniamo. Allora basta che quella leva d'esterna di là la tiri in su. Perfetto, hai spento la stufetta, brava, complimenti. Così non ci sciogliamo in diretta. È bravissimo, ho imparato anche a spendere la stufetta, è veramente brava, è eccezionale veramente. Social, social! Andrea Alberto, buon pomeriggio, io da ieri sono chiuso in casa per guardare il Rally Dreamer, ho fatto la fusione con il divano. È un grande, domani toccherebbe a me, ma io non posso perché domani ho diversi appuntamenti, il lunedì di solito devo fare i testi e quindi il divano aspetterà, anche se poi il mio divano è distrutto e non vi spiego il perché insomma si vede anche solo guardandomi il motivo. Non ridere. Basta. Perfetto, è serissimo, visto che non ha riso. E allora, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, è l'ora di arrivare ai campanelli del palazzo, suonare tutti, urlare dal terrazzo, c'è il Rally Dreamer! Tutti devono sapere che siamo in diretta, dateci una mano, mi raccomando, fate un giro, andate su Instagram, andate sul canale di YouTube, iscrivetevi al canale, oppure ci dovete seguire su Instagram, ci dovete, non è obbligo, ma è meglio così, anche perché quei numeri ci fanno sì che possiamo anche noi andarvi sulle prove di tutta Italia, andare sulle prove di tutta Italia per portare le immagini dei rally in diretta nelle vostre case, nei vostri telefonini. Lo vedete, lo spettacolo dei rally è anche questo. Ogni posto che andiamo troviamo uno spettacolo diverso. Doveva esserci un diluvio universale e invece c'è un sole meraviglioso, e di questo ne prende merito la nostra Alessia. Vai Alessia con Alessia. I social. Gianfranco Bonafini, buon pomeriggio. Stai guardando i tuoi o i miei? Se funziona il mio, se no il adesso tuo. Adesso funziona? Sì. Allora ridammi il tecnicamente mio. Sono geloso, sì. Lo rivoglio. Va bene. Perfetto, non t'arrabbiare però, ringrazio. Adesso che l'hai detto non va più. Va bene, andiamo avanti. Ciao Mirko, ciao Alessia, saluti dalla Sicilia, vi aspetto la targa Florio. Ciao Andrea. Alessandro Colombi, tanta roba. Lorenzo Bergamaschi, Luca Sassi è sempre andato forte anche con la 1600, l'appunto è sempre andato forte, è vero, è verissimo, però in questo momento è in grande spolvero ragazzi, perché tiene testa a tutti, è là davanti con la due ruote e sta davanti anche con dei bellissimi tempi, e questo vuol dire veramente tanto. Vi ricordo, se la giocano ormai solo per arrivare al podio, penso, perché le posizioni secondo me sono congelate, perché c'è troppo stacco tra l'uno e l'altro. Davanti c'è Bondioni 11 secondi su Caffoni e dietro c'è Griso a Caffoni in terza posizione, che invece ne ha 7
7 e 4 di ritardo dal secondo. Quindi a questo punto credo che si possa già supporre che si potrebbe finire così. Ma i rally, lo sappiamo, non sono mai certi fino a quando non si arriva al parco di arrivo e molte volte anche dopo, in parco chiuso, quando si va a fare le verifiche post gara. Quindi aspettiamo, aspettiamo tutti fino alla fine e cercheremo naturalmente di capire. Ciao ragazzi, dice questa ragazza stupenda, sembra sempre con voi anche se faccio giardinaggio. Dovrebbe essere una ragazza che conosco, sui 70 anni più o meno, non troppo bellissima, che si chiama Elisa Corso, fra l'altro che ho sposato, ma solo perché conoscevo il suo 7.30 e quindi è stato questo. Arriva, si parte, attaccatevi alle poltrone, il primo ad arrivare è il numero 2, vediamo come se la gira lui. Mirko Zanardini, navigato da Paolo Reccagni, su Skoda Fabia. Siamo già di traverso. Siamo a Paese, di traverso stamani mattina, oggi molto più pulito, avete visto, sembrava un elastico, dritto, spianato, verso la fine della nostra diretta, va via veloce, bene così ragazzi, abbiamo appena appena cominciato, buon pomeriggio a tutti voi, buona domenica e soprattutto buon decimo rally del Camugna, o Camugna Rally, come è giusto chiamarlo naturalmente. E allora, noi andiamo avanti, aspettiamo, per noi il numero 3 è lui, il Matador, quello che in questo momento è primo davanti a tutti. Che fate di fermi? Eccolo là, noi lo stiamo aspettando, Ilario Bondioni, che sta andando verso il CO di fine di questa prova per poter ancora una volta dire comando io. Eccolo là di traverso, mamma mia ragazzi, è già show ragazzi, è già show il Bondioni. Di chi stiamo parlando? Diciamolo tutto l'equipaggio, vai, vai veloce Alessia. Navigato da Maria Panteghini, sulla loro Skoda Fabia. In Paese ha fatto show stamani, e ci rie, e ci rie, eccolo là, Rally Driver, tanta roba, vai Ilario! Alessandro Colombi dice, ciao Mirko, Armenia Alessio, Super Gili e Mary, Paredi Miro. L'aspettavo Ilario, l'aspettavo. Che spettacolo ragazzi, e allora ne arriva un altro adesso, fra poco, intanto se arriverà prima arriverà a Farea e dopo Farea sarà la volta di Odion, il buon Odion Davide Caffoni, che stiamo aspettando anche lui. Nel frattempo siete una marea, vi ringrazio uno per uno naturalmente. Eccolo qua, diciamo chi è, numero 4 per noi. Numero 4, Mirko Giuseppe Farea, navigato da Nicolò Gonella. Dentro un po' lunghino, la tiene lì, ha toccato la leva, non è dato di traversa, l'ha fatta girare, l'ha ripresa in giusto, sa che deve chiuderla, dentro, dentro subito, qui la leva la tocca bene invece, e scrive anche lui il suo secondo autografo sulle strade della Monte Campione, grande anche lui, di traverso, di traverso, oh! Rally Driver, tanta roba! Rossano Rossi, grazie delle bellissime dirette, adesso ho anche bisogno di correre, un abbraccio, ciao Rossano. Alex Marchetti scrive, Ciccio sei il numero uno. Roby Marisa, buona domenica a te Marisa. E allora questa volta arriva Davide, arriva Odo Caffoni, ci aspettiamo comunque che sia pulito, non credo che tirerà la leva come di solito fa, perché sa che se la può giocare, 11 secondi, sono pochi, sono tanti, delle volte basta perderne due, si arriva anche a perderla per decimi una gara, quindi a questo punto bisogna solo attendere lui e vedere che cosa farà. Non funziona il tuo telefono, no. Scommettiamo? E allora ti do il mio e noi aspettiamo Davide Caffoni, aspettiamo lui naturalmente. Nel frattempo io ringrazio anche i ragazzi che in questo momento ci stanno dando una mano dal centro classifiche, ci stanno inviando volta a volta dei PDF perché ci sono dei problemi al server e quindi non vediamo i tempi in diretta e quindi loro ci stanno dando la mano ancora una volta. La forza del New Turbomark è quella di lavorare tutti uniti, nel bene o nel male, sempre tutti insieme. Mi sembra ci sia un buco però in questo momento, non arriva Caffoni. Non arriva Caffoni, ragazzi. Era il suo minuto, non è ancora arrivato, ragazzi. Alessandro Nicosia ti scrive, con tutti questi traversi perdi la voce. Eccolo, eccolo Caffoni, eccolo! Numero 6 per noi, 5 per noi, scusa. Davide Caffoni, navigato da Mauro Grossi. Entra dentro anche lui sul tornantino. Firma tranquillamente anche lui.
Andrea Cabra ci saluta da Biella, ciao Andrea. Alessandro Zanoli, stupendo il passaggio di Bondioni. Un po' sporco, l'ha dovuta aspettare un attimo e poi il gas spalancato è andato via. Un passaggio un po' diverso da quello che ci ha abituato di solito Davide, che secondo me sta cercando di fare tanta velocità. Vai in social. Ragazzi, come mai le prime due telecamere non si sente l'audio? Sarete anche al Paganella Rally in Trentino? Non lo sappiamo, giusto? Giusto, giusto. L'altra? Andrea Marconi, tanta roba, siete il anche top. Non si sente però. Io non la sento. E allora, Caffoni è passato, arriva il numero in questo momento 6 per noi. Numero 6, Alberto Dallera, navigato da Luca Beltrame. Skoda Dallera Fabia, che cerca in tutti i modi di portare a casa un ottimo risultato che si è pian piano costruito in questi due giorni di gara, la mette di traverso anche lui, dice vabbè ci sono in diretta, perché non metterla di traverso e farmi notare un po', e ha fatto bene, dentro PA Racing per tutti noi, la chiude bene il culone della Skoda, va un po' di traverso, quanto basta QB, come quando si mette il sale nella pasta, va bene così ragazzi, va bene così, social! Romina pensa, ciao carissimi, siete forti, grazie mille Romina. Alfonso scrive, stamattina ha fatto più show, grandissimi lo stesso. Grazie Alfonso, non è mai contento ragazzi, non è mai contento, mai, non c'è niente da fare. E allora noi andiamo avanti, perché comunque vi ricordo che saranno oltre 100 i passaggi che andremo a vedere, perché noi faremo vedere dal primo all'ultimo tutti, e qua intanto arriva il numero, vediamo un po', 7. Numero 7, Flavio Brega, navigato da Marco Zegna. Faticoniometro e compasso il buon Fabio, lui la gira bella tonda, sa che deve fare il tempo, non gli interessa lo spettacolo, si diverte così e noi ci fa piacere comunque, vederlo passare è sempre un piacere. Riccardo Nesci scrive TV, MotoGP, computer, Rally Dreamer. Sempre sia lodato, ci mancherebbe. E noi andiamo avanti naturalmente. Romina pensa a Rally Dreamer top dei top. Samuele Paterni ci scrive, grandi, Valentina ti amo. Valentina, è una dichiarazione d'amore che noi abbiamo portato volentieri, ci mancherebbe. Viene fuori la schermata del salvaschermo del computer intanto. E allora intanto continuiamo, numero 9 per noi. Numero 9, Mauro Vernici con alle note Roberto Zanella. Ancora una bellissima Skoda. Inconfondibile il rumore della Skoda che ormai è entrato. Quello appassionato di rally, anche italiani, ma non solo. In Italia ce ne sono veramente una infinità di queste Skoda e pian piano forse ci saranno anche chi le sostituirà, visto il successo ottenuto di curiosità, ma anche il successo ottenuto in qualità di risultato dalla Toyota Yaris appena arrivata in Italia, sia sulla terra che sull'asfalto. Vincitrice a Foligno, seconda al Ciocco, non c'è male come esordio direi. Nel frattempo vediamo se riusciamo pian piano ad aggiornare quelli che sono i tempi delle prove, o almeno se qualcuno riesce in qualche modo ad aiutarci mandandoci il PDF, come è successo fino adesso, dei primi che naturalmente al momento non saranno nemmeno arrivati in fondo alla prima prova speciale, ma noi le aspettiamo in tutti i modi, come al solito, sperando che arrivino il prima possibile. Arriva intanto per noi un esemplare di VRC, l'unica presente, di chi stiamo parlando, numero 11. Mirko Puricelli, navigato da Nicola Medici, Citroen DS3. RC, lui si può permettere di dare del gas in penna come una moto da cross sulle salite della Monte Campioni e si va alla grande ragazzi. Daniel Moscari traverso anche lui, la gira bene, la gira molto bene ragazzi. Daniel Moscardi ci scrive, un saluto dalla prova di Monte Campione. Siamo vicini allora, Daniel. Penso che sarà qui da qualche parte, non sarà tanto lontano, no? Carlo Alberto ci scrive, fantastici, immensi, Alessio e Mirko, Carlo, Dan Nerviano e famiglia. Ciao Carlo, un saluto a te e alla tua famiglia. Ti ringrazio per aver citato anche Alessia in questa cosa, perché so che non è vero, ma che l'hai fatto solo per educazione. Ti ringrazio lo stesso. Va bene così. Nel frattempo, numero 12 per noi, di chi stiamo parlando? Felice Ducoli con alle note Giovanni Maifredini.
Ancora una Skoda, ancora una Rally 2, erano 17 allo start ieri queste bellissime autovetture. Questa addirittura è una Skoda RS, naturalmente. Qui si accende e si spegne il vento, non ho capito perché faceva quel tipo di... Voglio stare attento perché non ho capito se... Si accende e si spegne, non lo so, non so che cosa sia. Cercheremo di capire, intanto lui esce dalla prova senza nessun problema da quella che è la nostra diretta, naturalmente. Io intanto vado ad aggiornare di continuo, sperando di poter cominciare a leggere i tempi della prova e cercando di dare la vittoria di questa 10ª edizione del Rally del Camunia. Ci siamo, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Due giorni intensi di diretta, due giorni intensi di spettacolo, un Valle Camonica che ci ha dato tantissimo. Ieri sì, ha dato una spolverata d'acqua, ma appena appena, tanto per mettere un po' di frizza in più. E poi arriva il numero 14. Di chi stiamo parlando? Numero 14. Parliamo di Jeremiadis Sotiris con Pietro Elia Ometto. Stiamo parlando di Pietro Elia, lo conosciamo benissimo. Ometto, e là! Se l'è impostata, l'ha tirato la Levone e ha detto saluta la diretta, e lui l'ha salutata alla grande, ragazzi. Vediamo se ci rifà anche qua. No, qua la gira tonda, la gira tranquilla, c'è il muro, è troppo vicino, bisogna stare attenti, naturalmente. Stavo dicendo, Ometto, navigatore e anche, bisogna sottolinearlo, tre volte campione italiano insieme ad Andrea Crugnola, naturalmente. Alfonso Vuolo, io ragazzi alle 16.15 ho la Superbike gara 2 in Catalunya, quindi allora sbrigati, perché metterò... per la Catalunya ci ne vuole di tempo, cioè ci mancherebbe, vai pure. No, ha scritto metterò telefono e TV insieme, giusto, bravo. Morandini, grande Rally Dreamer. Matteo Moscardi, ciao ragazzi, ciao Matteo. Saluti da Scorze Corse, ci scrive Mauro Bortollon. Edgar De Vita, un saluto da Montecatini Terme, tanta roba. Alessandro. Aspetta, aspetta, intanto diamo giusta visibilità al numero 15 per noi. Numero 15, Tiziano Stizzeri con alle note Simone Anselmi. Alessandro ci scrive, manca il passaggio che fa saltare dalla sedia. Forza ragazzi, gas. Massimo Minutoli, ciao ragazzi, noi ci prepariamo al Rally del Sosio, in bocca al lupo, grazie a voi per la diretta. Sicilia, sarà dopo Pasqua e noi andremo giù naturalmente per fare il servizio. Salutiamo intanto Francesco, il sindaco che è un grande organizzatore, ma non solo, è anche un gran pilota, e noi naturalmente andremo giù a fare questa gara che ormai è diventata una classica per Rally Dreamer, dove veramente l'organizzazione è quasi perfetta, se non perfettissima. Nel frattempo si va belli larghi con il numero 18, di chi stiamo parlando? Giambattista Serioli, navigato da Fabio Pacchera. Si va di traverso, si va di traverso, e allora per lui se lo merita. Rally Dreamer, tanta roba! Alessandro Sirena, leggetemi sopra il commento lungo, vi prego. Aspetta che vado a cercare. Non lo trovo più. Sparito. E allora forse abbiamo il vincitore. Vado a salvare il Dolloada, arrivato in questo momento dal nostro 007 dal Vitto, e adesso vado a vedermelo, me lo vado ad aprire in diretta insieme a voi. E allora subito aperto, vediamo se è la prova giusta. PS6 Montecampioni. Signore e signori, vincitore della 10ª edizione del Camunia Rally è il signor Ilario Bondioni, in coppia con Maria Panteghini. Sono loro che fanno il quinto successo nella gara di casa. Grandissimi, e tanto rote fumanti per questa bellissima traverso fatto dal numero 19. Di chi stiamo parlando? Pablo Biolghini, navigato da Marco Menchini. Su sempre di traverso, se lo merita anche lui. Rally Dreamer, tanta roba! E allora, dietro di lui, secondo assoluto, sul gradino più basso del primo, naturalmente, quello mediano del podio, c'è il buon Davide Caffoni, in coppia con Mauro Grossi, che su questa prova prendono 3 secondi, ma che comunque confermano la loro seconda posizione assoluta. Alessandro Sirena ci scrive, Mirko, puoi dire qualcosa alla mia amorosa Alessia, che sta ascoltando la diretta ma non guarda le macchine passare? Alessia, Alessia fa la brava.
Alessia, mi raccomando. Lui ha detto che le ha promesso un regalo per ogni rally che va a vedere con lei. Ecco, mi sembra giusto, farei così anch'io, ci mancherebbe. Però 21 per noi. 21-22. Numero 21, Michele Griso con alle note Elia De Guio. Aspettiamo proprio lui per poter definire completamente quella che è la classifica assoluta. No, questa è guerra, 22? Siamo sicuri di aver detto una cosa per un'altra, ragazzi? Lo avete visto voi il numero? E allora era il 21. E allora sta arrivando un po' di cose che mi ha mandato il buon Vito. Adesso noi lo del Vito lo andiamo pian piano. Questa la, non mi interessa, l'abbiamo già vista. Al momento siamo fermi così. Ci interessa in questo momento solo la classifica finale, quella che dovrà dirci alla fine chi è il vincitore. Ma lo sappiamo già, Ilario Bondione, l'abbiamo detto, il vincitore della 10ª edizione del rally del Camunia Rally. Nel frattempo numero 22 per noi, arriva adesso in questo momento il 22, non prima. Di chi stiamo parlando? Oberdan Guerra con Luca Guerra, Skoda Fabia. Anche loro vogliono mettere l'autografo nella tornante in salita della Monte Campioni, l'hanno fatto per la seconda volta e la Skoda di Casa Colombi scrive gli asfalti del Camunia fino ad arrivare verso la fine, dove sarà il momento di dire è andata, ci siamo divertiti, ma bisogna ridargliela, peccato. Jocelyn Mauro, bella diretta, full gas. Okay. Giuliano Tagliani, grazie Mirko, grazie Alessia, solo Rally Dreamer, tanta roba, vero spettacolo. E noi vi ringraziamo tutti naturalmente. Nel frattempo vi ricordo, per chi si fosse collegato solamente adesso, 10º Camunia Rally, valido per il CRZ in zona 317 iscritti, vincitore Ilario Bondioni in coppia con la bellissima Maria Panteghini. E adesso si cambia classe, si va dalle urlanti, le Super 2000, numero 23 per noi. Ludwig Zigliani con Elia Ungaro. Peugeot 207. Peugeot 207, quattro ruote motrici e un bel sound, ragazzi, che è ben diverso da quello che è il sound delle turbo, aspiratissima e soprattutto bella ai tempi da vedere e ancora ad oggi molto molto bella. Gianpietro Marconi, grande Ilario. Manny Gelmini, grande Ilario Bondioni, complimenti all'equipaggio. Io ieri alla manager Mini gli avevo detto che avrebbe vinto Caffoni, perché secondo me Ilario aveva qualche problemino in più, e invece ci ha smentito a tutti. È stato spettacolare, veloce e soprattutto vincitore per la quinta volta del Camunia Rally. Che spettacolo, vincere in casa vale sempre doppio. E allora per noi invece la numero 24. Numero 24, parliamo di Giuseppe Paderni con alle note Michael Tensi. La loro Mitsubishi Lancer Evo. Lancer. C'è il muretto, giovane. Bello però, ci ha provato. Bravo. Mi piace così. Che bello. E adesso si cambia. È il momento di veder sentire urlare le Clio Super 1006, come dico sempre, le culone bellissime, sono tutto avanti loro, urlano tantissimo e il primo ad arrivare sarà proprio l'equipaggio formato da Alan Ronchi e il buon Fabio Grimaldi, con il quale noi ringraziamo anche di aver portato il marchio, il logo di Rally Dreamer sul vetro posteriore di loro scelta, e questo ci fa solo che piacere. Grazie mille ragazzi, grazie per lo spettacolo che avete dato e grazie soprattutto per la visita che ci avete dato solo per amore di Rally Dreamer, e questo vi si ringrazia. Unica pecca, manca il vino, che vi garantisco è molto buono, fa il buon Fabio, e prima o poi lo assaggeremo naturalmente, questo è fondamentale. Noi l'aspettiamo, stiamo aspettando naturalmente il numero 25, passerà tra poco, inizierà la Super 1006. Per chi si fosse collegato solamente adesso, noi stiamo aspettando di poter avere tutti i tempi della classe Rally 2, di modo che possiamo poi dirvi il podio finale esatto per quella che è la 10ª edizione del Camunia Rally anno 2024 naturalmente. Valerio Zani, ottima diretta, grazie da chi doveva essere in gara.
Questo ci dispiace, speriamo che sia per te un modo per venire il prossimo anno, ci farà solamente un grande piacere. Eccolo qua, la riconosco la livrea, è proprio quella, sto parlando di Alan Ronchi, Super 1006, sono partiti anche loro, eccolo qua, appena gira lo si vede molto bene, Rally Dreamer, eccolo là, sul vetro, tanta roba, grazie mille. Nel frattempo Alfonso e Alessandro parlano delle loro morose che non vogliono andare a vedere con loro le gare di rally. Cercano di corromperle. Il modo migliore, ragazzi, la corruzione è sempre il modo migliore, ve lo dico io. State tranquilli che il modo migliore è quella, è il gioco delle parti. Nel frattempo esce la nostra diretta il bravo Allen, ma sta per arrivare colui che fino adesso ha fatto la parola grande, la voce grande, la voce grossa in classe Super 1006. Sto parlando del Maidomo, Luca Sassi, in coppia con Maurizio Manghera. Stanno arrivando proprio adesso e le sentiremo urlare perché stanno per andare a vincere con giusta motivazione, visto che hanno fatto una grande gara già tra ieri, la classe Super 1006. Eccoli qua, stanno girando fortissimo, tornante sinistro, sembra un compasso aperto, preciso, piazzato al centro della curva, e la sua Clio che parte e spara, la sentite, si è aperta la caccia, si blocca addirittura con la leva del freno a mano, la posteriore sinistra, che fuma un po' e dice: giovane, c'è da arrivare in cima, non mi consumare tutte le gomme. E poi qua si gira ancora veloce, c'ha tanto da poter amministrare e andare via veloce fuori dalla diretta. Bravo, bravo Sassi. Giampiero Marconi, grande Ilario. Che punto siamo? Fantastici, immensi Alessio e Mirko. Grazie mille. David ci scrive gran pomeriggio e grazie mille della diretta e la compagnia. E allora è arrivato intanto il PDF che stavo aspettando, lo vado a salvare, lo vado ad aprire e così possiamo festeggiare tutti insieme la vittoria di un grande. Eccolo qua, cerchiamo di spiegarci, nel frattempo dovrebbe essere il numero 29 davanti a noi, vediamo se è lui. Sì, è sì, proprio lui, numero 29 per noi. Maurizio Zandanel, navigato da Simone Marino. Che il 28 non è passato. Andrea Alberto scrive: io sono fortunato perché mia moglie è copilota. Non male, e lui ha vinto, no? Tutto. Direi non male, più fortunato di così. Non credo che ci sia problemi, più fortunato di così va benissimo. Io sto aspettando però di darmi quello che è il podio, perché devo aspettare ancora che arrivi il grifo, credo, per poter dire come stanno le cose esattamente. Perché mi sembra che ci dovrebbe essere proprio lui dietro al buon Caffoni. Al momento ancora non c'è il tempo di grifo e quindi il primo e il secondo sono certi, perché Bondioni e Caffoni insieme, naturalmente rispettivamente con Panteghini e Grossi, naturalmente noi stiamo aspettando anche gli altri, mentre arriva un'altra dell'infilo dal culo prosperoso e noi andiamo avanti a guardare chi è il numero 31, se non sbaglio, no? Sì. Vai. Numero 31, Francesco Ballarini, navigato da Fabio Basta. Facciamo un po' di sosa, che facciamo in tempo a dire qualcosa. Scusate, ma ho perso i commenti, ok. Saluti da Scorse Corse. Da Mauro Bortolone, un saluto. Questo l'abbiamo già letto. Questo l'abbiamo già letto, questo lo scarto, questo non mi piace. No, l'ho già letto questo. E intanto aspettiamo che arrivi il Griso, che partiva dietro rispetto agli altri, e poi leggeremo il podio. Nel frattempo cambia classe, lasciamo le Super 1006, ci mettiamo direttamente nella Rally 3 e passa la prima delle fiesta a quattro ruote motrici. Stiamo parlando del numero 33, se non sbaglio, sì, numero 33. Numero 33, Ivan Ragnoli, navigato da Fabio Treccani con la loro Ford Fiesta. Qui Alfonso scrive che è diventato UDG. Che significa? UDG, ufficiale di G, non mi ricordo. Che vuol dire? Spiegaci. Unico dopo gara. Facciamo così. Tutti
tutti a vedere il rally e quel poveretto che taglia l'erba. Chapeau. Poverino, poverino, infatti, guarda, gli volevo mandare un cosa io a livello economico, perché c'è una casaccia brutta. Eh sì, proprio. Infatti, si vede che. E allora intanto ne arriva un delle Rally 3, stiamo parlando credo del numero 34, se non sbaglio, dovrebbe essere lui. Numero 34, Ivan Renjak con Rock Gomizet. E poi anche se non si dice, si ne frega da tutto. Chi ci ascolta, che per dire che abbiamo sbagliato o no. Nel frattempo andiamo ancora avanti, si vede che è iniziato il motomondiale, ci avete un po' abbandonato sinceramente, ma poi tornerete, lo so, non è un problema. Siamo in concomitanza con la Ducati che va da Favola e quindi è giusto anche che sia così. Nel frattempo però noi andremo avanti perché Rally Dreamer fa vedere il primo ma fa vedere anche l'ultimo, perché la stessa visibilità va data a tutti i piloti e questo è fondamentale. E allora andiamo avanti, nel frattempo aspettiamo che arrivi definitivamente la possibilità di comunicare il podio finale di questa decima edizione del Camuniarelli, dopodiché sentiremo anche la famiglia Zagami in un esponente che sarà il nostro Beppe, che ci dirà cosa pensa lui di questa vittoria ancora una volta del caro amico Ilario, che qua naturalmente è anche padrone di casa. Numero 35 per noi. 35, Walter Manterni, navigato da Patrick Manterni. Intanto Alessandro Sirena scrive: Mirko, se vuoi ti affido la mia amorosa per una diretta in un rally, magari tu fai miracoli. Può darsi, in qualche modo potremmo anche fare. Ho convertito anche la brava Alessia, che di solito giocava con il pallone a palla a mano, invece adesso gli piace il rally, ha detto vuol fare una gara, vero Alessia? Sì. Una sola o due, quante ne vuoi fare? Quando mi alzerò, non c'è, da questo non c'è divano, due senza tre. La forma del mio fondoschiena completamente diversa da quella che normalmente ho, perché ormai sono, credo, dalle 9 che sono seduto qui, quindi sono 6 ore e mezza, se non sbaglio, no? Dai, manca ancora un pochino. Sì, sì, ci siamo. Cambiamo ancora classe, è finita la Rally 3, è il momento di entrare in classe R3 e il prossimo a passare dovrebbe essere proprio l'esponente che è andato più veloce fino adesso. Sto parlando di Alex Vittalini, che sta per arrivare, credo, numero 36 per noi. Naturalmente io chiedo sempre di essere aggiornato con il dopo prova e con la prova, se ci viene data una mano ci fa solo che piacere. Io intanto chiudo al momento tutti i PDF che sono arrivati dai nostri agenti segreti dislocati in direzione gara. Chiedo alla gentildonna che è qua in direzione gara e che ci manda i PDF se ci può girare ancora aggiornamento, ci scrivo aggiornamenti di entrambe. Comunque mi dicono che UDG sta per ufficiale di gara. Ufficiale di gara, sì, lo sapevo. Questa è l'unica cosa che so. Non so, nel frattempo è arrivato forse l'aggiornamento che stavamo aspettando tutti noi e questa volta è ufficiale. Allora, a questo punto scarichiamo immediatamente questo PDF, che è molto molto importante. È il PDF che stavamo aspettando per poter finalmente stabilire qual è il podio di questa decima edizione del Camuniarelli. Lo sapevamo già, ma vogliamo la conferma effettiva. E allora, il podio finale con il tempo di 46, 34 e 3 vince Ilario Bondioni in coppia con Maria Panteghini, per loro una Skoda Fabia che li ha portati al successo del Camuniarelli per la quinta volta. Sono loro i re indiscussi di una gara che sta sempre migliorando e che quest'anno fa parte anche del Coppa Rally di zona in zona 3. Dietro di loro Odeon Davide Caffoni in coppia con il bravissimo Mauro Grossi, per loro un ritardo finale di 14-1 e il secondo gradino del podio, mentre sul terzo gradino del podio Michele Griso in coppia con Ia De Guio e naturalmente un'altra Skoda Fabia e naturalmente un 22-8 che loro hanno dovuto pagare a un velocissimo Ilario. Dopo di loro Zanardini, Farea, Giulioldini, Brellera, Brega, Guerra, Puricelli e Ducoli. Questo per il momento i primi 10. Nel frattempo siamo arrivati al numero 38. Numero 38, Eric Zerla, navigato da Ivan Zerla. Social, social veloce. Social, ci scrivono:
Amici di Rally Dreamer, Mirko sei fuori di testa, sempre una bomba, da Matt Guerriero. Me lo dice anche mia mamma e mia moglie, le mie figlie, chissà che ci devo cominciare a credere alla fine. Elia scrive, Alessia sempre bellissima, grazie mille Elia. Sempre, è la prima volta la vedete, che è sempre bellissima. Ma tu che ne sai quando mi ha visto mamma lui? Mamma mia ragazzi, quanto siete bugiardi, eh. E siete anche lecchini poi alla fine. Allora andiamo avanti. Numero per noi dovrebbe essere il 41. Numero 41, Stefano Gibellini con alle note Andrea Quistini con la loro Renault Clio. Ci scrivono, ciao a tutti, in bocca al lupo ragazzi, noi ci prepariamo al Rally del Sozio, ci scrive Massimo Minuto. Arriviamo, arriviamo, è tempo di prendere il traghetto, arriviamo anche noi in terra sicula per il Rally del Sozio, terra bellissima ragazzi, si sta da Dio, si mangia benissimo, ospitalità in maniera spaventosa e poi nel paese della partenza, che adesso Sclava mi sembra, ma non mi ricordo il nome preciso perché ho mille cose in testa, naturalmente chi è che scrive? Ah, perfetto, in quel paese c'è una pasticceria che è la fine del mondo ragazzi, ve lo garantisco, è veramente la fine del mondo. Nel frattempo arriva per noi il numero 43, se non sbaglio, 43. Numero 43, Cristian Saverio Grimaldi, navigato da Cristina Caruso. Mario Romelli, siete bellissimi e bravissimi. Infatti è maschile, meglio di così. È maschile, plurale, il che vuol dire che siamo bellissimi io e bravissimi io. Se non dicevano bellissime con la E femminile, ma capisci? Ho i miei dubbi, Mirko, però se questa è la tua teoria, rispettiamola per cortesia. Sono più anziano e voglio essere rispettato, va bene? Nel frattempo vi ricordo che siamo alla Camugnarelli, siamo ancora tantissimi, vi ringrazio uno per uno, anche se stiamo lottando contro il MotoGP e non solo, stiamo lottando contro una bellissima giornata primaverile, siamo alla vigilia di Pasqua, tutti i preparativi, si cambia classe, si esce dalla classe R3, si entra nella Rally 4, super numerosa, affollatissima, e cominciamo con il numero 44 gatti. Riccardo Pederzani con alle note Maria Martini. Scusate, Omacini. Matt ci scrive, potete leggere il mio messaggio e salutare la mia Auri, mia figlia patita di rally. Ciao Auri. Ciao Auri, tanta roba. Forza 97. Elia scrive, che bello vedere che i motori piacciono a uomini e donne. Che ci stava però il suonino. Nel frattempo siamo entrati in classe Rally 4, una Rally 4 che in particolar modo è sempre insieme alla Rally 2 la più numerosa, ma state attenti alla Rally 5 perché pian piano stanno crescendo di numero e sembra diventata ormai la classe più formativa che può cominciare il mondo dei rally. Nel frattempo arriva un altro esponente della Rally 4 con le 208, per me considerate scureggione per il rumore che fa questo, esattamente questo rumore qua che sentiamo. Preciso. 45 per noi. 45 Matteo Doretto con alle note Marco Frigo. Marco ci scrive, Mirko rispondi, Ilario ha vinto, è già con la champagne, con lo champagne. È già là che bagna il suo bellissimo tetto della sua Skoda, ha vinto lui, indubbiamente è stato dominatore da ieri sera, è subito scappato via davanti a tutti, hanno provato a contrastarlo un po' tutti i primi, ha provato sia il Boncafoni, ha provato anche Griso, ha provato anche... E ora lo dico, datemi un attimo che ci arrivo, il buon Danardini, ma gli stacco era tale che lui poteva amministrare il vantaggio. Numero 47 per noi. Numero 47, Matteo Ghirardi, navigato da Walter Pasini. Ci scrivono, Paz 1975 ci scrive, grazie per la diretta, peccato non essere lì, purtroppo a causa della febbre di mio figlio non siamo potuti venire, però
grande patito di rally già all'età di 12 anni. Spettacolo, lo adoro, lo adoro già. Anzi, se ci mandi la taglia e ci ricordi che te l'ho detto in diretta e ci dimostri di essere un grande tifoso di Rally Dreamer, gli potremmo mandare anche una magliettina e qualche gadget di Rally Dreamer, che stanno andando veramente a ruba e questo ci fa solo che piacere. Infatti, se dopo lo vorrà far vedere, la nostra Alessia ha voluto anche degli slippini da donna con scritto Rally Dreamer, che dopo vi farà vedere naturalmente. Però non sono ancora ufficiali, adesso stiamo in prova, le sta siamo in prova, esatto. Che vengano al supporto giornaliero, è questo che è. Intanto numero 48 per noi. Numero 48, Christian Zanardini, navigata da Andrew Dormia. La cosa brutta di queste due vetture, a parte chi passa più veloce o meno veloce, che passano tutti uguali, forse si perde un po' dello spettacolo dei rally. Questo sicuramente mi dispiace, però indubbiamente la Rally 4 è da considerare una delle classi regine, quindi è giusto continuare a farlo. Per me, diciamo che vedere urlare una, sentire urlare una 106, una, chiedo scusa, una Super 1006 o addirittura una MILF, una bellissima Clio A7, è sempre tanta tanta roba. Nel frattempo io vado in un attimo a vedere se si è aggiornato, se hanno aggiornato i ragazzi in un po' di tempi dopo la prova numero 6. Sarebbe carino vedere in questo momento intanto i vincitori delle prime classi della Super 1006 della Rally 3, se riusciamo ad avere, sarebbe tanto piacere. Vediamo se riusciamo, vediamo qua. Intanto Giovanni ci scrive: dopo una mattinata colorata di rosso è bello continuare con i rally, tanta roba da Cefalù e con voi. Grazie Giovanni. Alfonso, che dal 2025 se non diventi commissario di percorso qualificato non puoi andare in prova a fare servizio. 49 intanto, eccolo qua. Numero diciamo 49, Roberto Tottoli, navigato da Apolonio, Giuliano Tottoli. Paolo Armati scrive: Mirko, bellissimo. Grazie, lo so, grazie, grazie. Cerco di imbruttirmi mangiando un po' di più, facendo finta di essere grasso, ma in realtà quando uno è bello, c'è poco da fare. Ci provo ad imbruttirmi, ma non è proprio così. Nel frattempo, Germanata, nel nostro gruppo, vediamo chi è. Abbiamo persa, adesso la ritroviamo, eccola qua. Numero 50. 4, sbaglio. 51? No. 51 mi sa. Sì. 51, vai. Numero 51, Wolfgang Irlacher con Jennifer Lerch. Spero di averli detti il meglio possibile. Un'altra comunicazione dei crono che ringrazio di tutto il cuore per lo sforzo che stanno facendo per darci la possibilità di leggere i tempi in diretta. Lo sappiamo, c'è un problema che non si riesce a risolvere nel server e allora iniziamo a vedere quella che è la classifica dopo la prova per vedere anche i vincitori di classe. E allora, tredicesimo assoluto e primo di classe, Super 1006, uno spettacolare, Luca Sassi in coppia con Maurizio Manghera, per loro la vittoria tra le Super 1006, sicuramente veramente una grande gara, le mette anche tra i migliori, tra le tutte avanti, tra le due ruote motrici. Assoluto invece vittoria in solitaria per la WRC, la di Citroen DS3, quella portata in gara da Mirko Puricelli e Nicola Medici. Intanto numero 53 per noi, Giacomo Fanetti con alle note Francesca Belli. E dopo Sassi, 14esimo, ancora una due ruote motrici. Stiamo parlando per questa volta del vincitore della classe R3. Stiamo parlando del buon Alex Vittarini in coppia con Roberto Zambetti. Per loro una Citroen DS3, da non confondere con una VRC che ho appena citato, naturalmente. E ancora vincitore di classe arriva in solitaria in N4, la vittoria di Giuseppe Paderni in coppia con Michael Tenzi, per loro Mitsubishi Lancer Evo 9 naturalmente. 54. Davide Baccanelli, navigato da Alessandro Belotti. Alfonso scrive: lasciami stare Alessia che è bellissima e bravissima. Te la spedisco. Ha detto Alfonso, quindi Giovanni Maggio scrive: donne, motori, gioie e dolori. È da sempre, si sa, da sempre, ok, così. Bianca Muno, dove sono nate le sorelle Fanchini, campionesse dello sci, ci scrive Monica.
Mario Braida ci scrive: complimentissimi per tutte le vostre dirette, un saluto a tutti voi. Un saluto, grazie, Mario. Grazie mille, veramente tante tante grazie. Siamo ancora in classe Rally 4 e per un po' ci resteremo perché sono tanti gli esponenti della classe Rally 4. Il prossimo a passare dovrebbe essere Alex Lorenzato in coppia con Stefano Beltramello, che noi stiamo aspettando a bordo di una Peugeot 208 GT Line. La mamma di... non ricordo il nome. Comunque, il nostro tifoso di rally di 12 anni scrive: ok, vuol dire che avrai i gadget di Rally Dreamer come consolazione. Magari ci vediamo al rally delle Prealpi, aerobica ad aprile. Speriamo, vediamo di esserci, ci mancherebbe. Allora, intanto, lo vedete ancora in gara, poi vedremo i tempi anche della Rally 4. Volevo vedere se c'era anche il tempo di qualche altro, mentre non c'è, stavo cercando naturalmente, ma non lo trovo. Mentre non trovo il tempo di altri, però trovo sicuramente il vincitore della classe Rally 3, che è il buon Ivan Erenichak con Rock Gomizekli, roba del genere, non lo so, si chiamerà. Ma non si poteva chiamare Marco Rossi e Gino Bianchi, cioè non ho capito io. Comunque per loro un'ottima 17ª posizione assoluta e la vittoria della classe Rally 3. Arriva un altro 208 turbo e il numero 57, vediamo se lui... è lui, è lui, numero 57, Sergio Carrara, navigato da Daniel Pozzi. Aspetta, per il momento tolti i non passati stamani e oggi, quindi sono ripetuti i non passati, al momento abbiamo 1, 2, 3, 4 ritirati su 42, quindi abbiamo visto solo esclusivamente 38 equipaggi transitare davanti a noi. Dobbiamo arrivare a 100, quindi non siamo ancora nemmeno a metà. Ce ne sarà da divertirsi ancora, ci mancherebbe, e noi siamo qui ad aspettarvi mentre casomai state guardando anche il MotoGP. Non spoilerate il vincitore perché altrimenti i miei ragazzi si arrabbiano, che sono tutti malati di MotoGP. E anche Alessio si arrabbia perché... E allora spoileratelo, così no. sono la cosa più sfiga, sinceramente. No, no, dai. Allora, Emanuele 58 per noi. Numero 58, Stefano Roncadori, navigato da Luca Silvi. Emanuele ci scrive: mi sto divertendo molto a guardare il rally su Rally Dreamer. Un saluto da Pistoia. Grazie, grazie mille. Mirko: ma come faccio ad avere il vostro logo in PDF? Al prossimo rally vorrei farvi cofano anteriore e vetro posteriore per ringraziarvi. Basta di poter scrivere. Vedere il rally da, anche dal, allora, divano. Intanto ti ringrazio di queste idee, sei favoloso veramente, ma basta scrivere alla redazione @rallydreamer.it e noi Rally Dreamer, aspetta, domando. Scusi, registra rallydreamer.it o rallydreamertv.com, com'è? Pronto? Sono morti tutti. Abbiamo perso il regista. Non sento. Sbagliare, così ti do giustamente l'indirizzo a cui chiedere informazioni per il PDF vettoriale che ti può essere utile. Numero 59 per noi. Numero 59, Sergio Cortinovis, navigato da Diego Valsecchi. Shurato Tenghi scrive: Mirko, you have some problem with your microphone? Hai problemi con il microfono? Si sente? I don't know, tu mi senti? Chi è che non mi sentì? Io mi sentì, se mi sentì anche tu, sei in due a sentì. Allora, continuiamo allora con un'altra 208, arriverà un altro Cortinovis, questa volta non sarà alla guida ma sarà sul sedile di destra. Stiamo parlando di Luca Gualdi in coppia con Fabio Cortinovis, e noi lo stiamo aspettando al transito, vediamo se sono loro. Numero 71 per noi. Eccoli, la loro Peugeot 208. Allora, questa volta ho la certezza, per avere informazioni su quello che riguarda la
nostra amica che vuole sapere, o il nostro amico, non mi ricordo, il logo vittoriale è Rally Dreamer, è redazione @rallydreamer.com. Scrivete a nome mio, ho parlato con Mirko in diretta, mi serve il logo vettoriale e loro ve lo manderanno. Daniele Todaro, un saluto da Palermo, Domenica delle Palme. Buona Abbiamo Domenica delle Palme. Il numero 72, o è passato senza che eravamo distratti, perché non voglio non citarlo casomai, perché non mi sembra che avevamo detto il numero 71. Vediamo un po'. Infatti, no, no. Allora era appena transitato Giorgio Mendini in coppia con Bruno Zerdra, e sono loro che hanno chiuso la classe. Dovrebbe essere 72. Ci sono adesso. Sì. Quindi ho detto una cavolata, chiedo scusa, fai te. Numero 72 per noi, ripetilo. Numero 72, Giorgio Mendini, navigato da Bruno Zendra. Loro aprono la classe Rally 4 R2 e non chiudono, come stavo dicendo io. Come al solito ho preso un abbaglio. È l'età, ragazzi, l'età, c'è poco da fare, comincio a essere vecchio, è quella la verità. Nel frattempo io vi chiedo, vado a vedere anche l'ordine della prova, classifica generale provvisoria PS5. A noi in questo momento non è interessante questo, a noi ci interessa l'aggiornamento. Intanto arriva il numero 73, Marcello Moroni, navigato da Alessia Vanzini. Un'altra delle scoppiettanti ma anche rumorose 208, fra l'altro molto veloce. Stiamo parlando di Marcello che con il numero 73 sta per concludere le sue fatiche al Camuniarelli, fatiche che poi fatiche non sono, perché fino a prova contraria è una scelta correre e un divertimento, così che tanto fatica non dovrebbe essere, si fatica di più andare a lavorare sicuramente. Stefano Maniero scrive: stai diventando una MILF come le Clio. A te però? No, a te. A me? Eh sì, tu hai detto che stai diventando vecchio. Ho capito. Sono ancora giovane. Sì, hai 108 anni? Ho Quasi. Guardato sulla tua carta d'identità, c'è scritto nata il 14 avanti Cristo. C'è scritto così, te lo ricordo, Non guardo veramente, ci mancherebbe. Arriva un esemplare un po' particolare della classe Rally 4 R2, una bellissima fiestina, una Ford, che è il numero 74. Nicola Venuto con alle note Loneri, scusate, Giovanni Tindaro Loneri. E loro sono su una Ford Fiesta. Per chi si fosse collegato solamente adesso, questa è la cronaca della diretta dell'ultima prova della 10ª edizione del Camuniarelli, un'edizione che porta il Camuniarelli in Coppa Rally di zona. Per quanto riguarda la terza zona, naturalmente non poteva mancare la vittoria di Ilario Bondioni, che per la quinta volta in coppia con Maria Panteghini si porta davanti a tutti, si riprende la corona che aveva lasciato sul tavolo del CO all'inizio prova all'inizio sul palco di ieri pomeriggio, se la riprende, se la rimette in testa e dice: signori, non avete capito, la misura della corona è mia personale, ci voglio rimanere sempre con questa corona in testa. Nel frattempo dietro di lui c'è un grande Davide Caffoni e poi arriva Michele Griso, sono loro il podio finale, sono loro che metteranno al collo quello che è i fiori, la livrea, non si può chiamare, non viene, lo dirò. Poi mi verrà, adesso non mi viene, non c'è niente da fare. Numero 75. 75 Carmelino Nania, navigato da Ludmilla Nania. Alfonso scrive: la stessa email serve anche per avere una maglietta, anche per me? Così in postazione la metto sotto la pettorina. Dove si può fare si fa tutto, dove non si potrà non si farà, così disse l'uomo del monte, e poi arrivò anche il succo di frutta. Non so se ti ricordo. Non, la te sei troppo giovane, il succo di frutta e l'uomo dal monte non la sai. No, questa andiamo non in la social, conosco. Andiamo in social. Questa non la conosco. Marco, ma li guardi i messaggi su YouTube? Certo, sto leggendo sia YouTube
che Facebook. No, no, trattatela male, trattatela male. Più la trattate male, meglio è. Quindi sono contento se la trattate male. Sono proprio felice quasi di dire che... come si fa a dire che... Bravi, bravi, trattate... Sì? Ok, abbiamo preso una bella litigata dal nostro regista, il buon Sean, che in cuffia ci dice di ricordare a tutti voi, che siete tantissimi che ci state guardando, di mettere i like sulle nostre dirette perché ci aiutano a crescere. E quindi lui dice, sono tanti a guardarci, però non gli fai mettere i like e quindi non serve, perché non ci aiuta a crescere con quella che è la visibilità del nostro canale. Quindi dovete mettere il like sui social, su YouTube, su Facebook, e a questo punto ci date una grossa mano. Poi, se prendete il telefono della vostra fidanzata o della vostra moglie, non per guardare i messaggi perché siete gelosi, ma per andare su Instagram e mettere anche lì il seguimi, oppure iscriverla al canale YouTube, a lei continuerà a non fregare niente, però per noi è un numero in più, il che non è male. Numero 76. Guido Tosini con Alle Note Corrado Scalfi. Lo abbiamo visto passare in questo momento, fra l'altro Tosini dovrebbe essere l'uomo da battere in classe Rally 4 R2 e quindi fra poco lo vedremo. Mauro Bortollon, saluti al presidente Daniele Codato, Rally Scorsè, tanta roba. Stefano Maniero, questa era come la pasta del capitano, i giovanissimi non potranno ricordare. Assolutamente no, impossibile. Però all'uomo del monte, io me lo ricordo benissimo, quando diceva l'uomo del monte ha detto sì. Non so se vi ricordate le confetture, il succo di frutta, io me lo ricordo ancora. 77, con la Peugeot 208, sì. Alfonso. Si continua ancora con le 208, noi andiamo ancora avanti con queste 208 meravigliose e poi sarà la volta di passare alle Rally 5. Giuseppe ci scrive, salve, grazie per la diretta, grazie a te Giuseppe per seguirci. Davide Zampieri, bravi per la diretta, grazie Davide. Loredana, buon pomeriggio e buona domenica delle Palme. Buona domenica anche a te Loredana. Grazie Loredana, buona domenica anche a te, mi raccomando. Una buona Pasqua a tutti voi naturalmente, ne mancano pochi, manca 7 giorni alla Santa Pasqua e sarà il momento di stare un po' tutti insieme in tranquillità, speriamo per tutti voi. Numero 78. 78 abbiamo Davide Toscani con Alle Note Andrea Viola. Mi sembra che però Davide abbia qualche problemino elettrico perché mi sembra che tagli molto. Non sale ragazzi. Problemi per il nostro amico Davide, che dovrà comunque fare gli ultimi 7 km di questa ormai finita gara edizione 10 del Camunia Rally e poi sarà la volta di passare anche noi al 208. Ancora ci saranno, se non sbaglio, due ultimi esponenti della classe Rally 4, Rally 2 e poi si passerà alla Rally 5. Numero 79 per noi. Numero 79, Marco Papa, navigato da Giuseppe Rubes. Andrea Alberto scrive, ci rassicura, io ho messo 1800 cuori. Bravo Andrea Alberto. Io ne ho contati 1794, sinceramente. E allora se lo dice Mirko, io andrei a mettere like. Entra in paese anche il bravo Marco Papa, entra in paese e prova a uscire il più velocemente possibile, si aiuta un po' anche con il sinistro che dà un po' più di sicurezza su questa sinistra velocissima che porta lontano dalla diretta di Rally Dreamer. E poi l'ultimo a arrivare della Rally 4 R2 dovrebbe essere proprio Nuzio De Nuzio in coppia con Nico, vedremo se arrivano loro o se si passerà alla Rally 5. Nel frattempo vi ricordo che il podio ormai dovrebbe essere già pronto per festeggiare, saranno là i nostri fratelloni Zagami che sono già pronti a consegnare le coppe a tutti coloro che se la sono meritata e guadagnata e quindi sarà una grande festa sul podio di arrivo, sulla pedana d'arrivo di questa 10ª edizione del Camunia Rally.
Rigamonti Antonio ci rassicura, messo like altrimenti ti sgridano. Bravo, vengo io uno a uno a sgridarvi. Non devi portargli anche l'uovo di Pasqua? A chi è bravo gli portiamo l'uovo di Pasqua, altrimenti vado a sgridarlo. Benissimo, allora va mi bene. Mi sembra giusto, no? Cosa giustissimo, dici? Sono pienamente d'accordo a metà. Stefano Maniero, che mondo sarebbe senza Rally Dreamer? Ti ringrazio, sei troppo buono. Nel frattempo siamo passati in classe a Rally 5 e quindi ahimè dobbiamo segnalare l'assenza di Denuzio e passiamo direttamente al numero 81. No, è lui che sta è lui. No, chiedo scusa, è la vecchiaia, ragazzi, non ci posso fare niente, l'ho scambiata con la Rally 5. E invece mi ha fregato, una rally, è una bellissima rally 4 R2 con la quale vediamo passare in questo momento. No, una rally 5, perché sto dicendo cose sbagliate? Una rally 5, giustissimo, sono io che ho sbagliato tutto. Bene, allora io vado via, grazie di tutto, è stato bello, me ne vado, vi chiedo scusa, l'abbiamo detto chi è, sì? Sì, l'abbiamo detto, menzioniamo anche la sua navigatrice Sara Nico. Mamma mia, ragazzi, sarà che ormai sono circa 6 ore di diretta a partire da ieri e quindi forse cominciamo a vedere un po' i numeri strani, vi chiedo scusa e di questo ne prendo atto. Nel frattempo l'avete visto come ha girato la sinistra, stiamo parlando naturalmente di Igor Iani in coppia con Davide Cecchetto che con la loro Rally 5 stanno sfrecciando verso la vittoria della classe Rally 5. Tornante destro in questo momento, sfiora il rail, tiene la corda giusta per poi allargare, lasciarla scivolare via, la fa scorrere il più possibile quanto lui è capace solo a fare e poi di traverso appena si presenta sul tornantino che chiude la corda stretto stretto e scappa via come un gatto quando vede il topo vicino. Lorenzo Bergamaschi, forza Igor Iani numero 82. Graziano Ruscetta, ho messo più di un like. Monica Vialmi ci scrive, tra 4 mesi si riaccendono i motori, partirà il trofeo Valca Monica, valido per il campionato europeo. Avrei voluto leggere anche qualche commento su YouTube, ma devo ricollegare il telefono, perché ovviamente si è staccato. Facciamo una colletta tutti insieme per comprare un telefono serio alla nostra Alessia, che non funge il suo telefono, come diceva. Non funziona. E poi ne arriva un'altra di Rally 5, dovrebbe essere il numero 83, sì, è lui, stiamo parlando di... Sergio Vielmi con alle note Marco Vielmi. Vediamo se ce la faccio a collegarmi. Alfonso ci scrive, io ho passato una mattinata a mandare i cuori ad Alessia, non mi ha calcolato proprio. Alfonso, questo non è vero. Ma sei innamorata di te, me l'ha detto Alfonso, mi ha detto non vedo l'ora di uscire con Alfonso a prendere un caffè, un aperitivo, una cioccolata calda, un panino privato. Col prosciutto, un po' di buristo, del burro salato, del, non so, patatine fritte, ketchup, maionese. Vabbè, tutte cose buone, quindi va bene, però poi glielo dico in privato. E allora mentre noi andiamo avanti, vediamo se riusciamo ad avere qualche aggiornamento su quello che riguardano i tempi, se si sono aggiornati anche i nostri amici di Crono, di Crono Service, che hanno avuto qualche problema, ahimè, con il server, ma hanno comunque continuato nell'ottimo lavoro professionale che ogni volta svolgono con tanta professionalità e poi numero 84 per noi. Numero 84, parliamo di Giovanni Ceccato, navigato da Ronnie Celli. Siamo sempre su una Renault Clio. Un po' lunghino di muso, le fa suonare le gomme in frenata il buon Ceccato. E poi noi invece andiamo a vedere che cosa succede dopo la prova numero 6, eccola qua. Dopo la prova numero 6 andiamo a aggiornare, vediamo quanti ne hanno portati loro. Siamo a 43 equipaggi, in realtà noi in questo momento siamo a 57, quindi qualcuno ancora deve arrivare. Ma nel frattempo si può andare ad analizzare almeno la vittoria della classe Rally 5. No, non è possibile, non è ancora arrivato Igor, quindi non lo possiamo fare assolutamente. Possiamo però analizzare invece la vittoria della classe Rally 4, se non sbaglio, e dovrebbe essere proprio... Troveremo... L'abbiamo perso, intanto chi arriva? Vediamo un po' il numero per noi. 85. Daniel Zamboni, navigati da Sergio Zamboni.
Stefano Maniero, io propongo una cosa, due collette, una per il telefono mio e una per rimettermi dentro un abitacolo. Non vedo il tempo del vincitore della classe Rally 4, qui dicono Lorenzato il secondo di classe, mancherebbe il primo. Quindi da qualche parte sarà finito, anche lui poveretto è stato cancellato nel dopoprova e quindi non vi posso dire chi è il primo di classe Rally 4, appena lo saprò ve lo dirò immediatamente. Nel frattempo andiamo ancora avanti, la Rally 5 si sta per concludere, anche qua ormai si va verso la fine di questa edizione numero 10 del Camunia Rally e poi sarà la volta delle milfe dei rally, vedremo quante ne sono ancora rimaste in gara, ne erano partite ben 8, vedremo poi quante ce ne sono. E sarà la volta poi di veder passare la Mini Cooper che tanto piace al nostro regista, il buon Giacomo. Se volete vi dico nome e cognome, dove sta di casa, chiunque possieda una Mini Cooper può passare davanti a casa sua. Lui ha comprato la macchina nuova nuova, adesso potete rigargliela senza nessun problema. No. E allora andiamo un attimo a vedere, è arrivato un altro aggiornamento dai nostri crono, andiamo a aprirlo, lo salviamo in download, lo apriamo come PDF e vediamo che cosa esce fuori, dove sono arrivati, che come ci possono aiutare e noi andiamo ad aprirlo. Nel frattempo arriva, credo, l'ultimo esponente della classe Rally 5, potrebbe essere forse lui, stiamo parlando del numero 86. Massimiliano Milivinti, navigato da Marco Milivinti. E allora, come avevo detto, bisogna andare a vedere chi ha vinto la Rally 4, che è sparito. No, non c'è più. La Rally 4, va ben detto, non c'è. Basta. La Rally 4, quindi se ne andiamo a casa e non se ne parla più. Non c'è il vincitore della Rally 4. Qui danno Lorenzato secondo. Ci scrive Giuseppe, ciao ragazzi, vi aspettiamo in Sicilia per la targa Florio. Grazie sempre per lo splendido lavoro che fate. Grazie mille Giuseppe. Elisa Gallina, forza ragazzi. Fausto Trappa ci scrive, dopo una buona grigliata e una buona fetta di colomba. Questa è veramente cattiveria. Questa è oltraggio alla cattiveria. È un cattiverissima, veramente. Eccolo qua, data 25, numero 87. Davide Bertagna con alle notte Federica Lonardi. Mary ci scrive saludos deste Tenerife, Canarias. Guarda, ci seguono anche Tenerife, alle Canarie. Ragazzi, che bella Tenerife, ci sono stato, è bellissima ragazzi, andate perché qua è a Stokes America, è veramente bellissima, ma non solo c'è il Teide, è stupendo andare a vedere i giganti, c'è tutto, è un posto meraviglioso, si attraversano le nuvole, si va su fino alla funivia che ci sono stato un'ora e mezzo in fila per andarla a prendere, poi ho avuto paura e non ci sono andato. Dai, la verità, hai guadagnato sincero, del tempo. Sono sincerissimo. Toglimi che bevo, per favore. In social, veloci! In social! Allora, YouTube mi abbandona, quindi andiamo avanti su Facebook. Bravi per la diretta. Anche belli nel mio caso. Anche belli, vabbè, ma quello è scontato, nel Mirko. Nel mio caso però, nel mio caso. Vabbè, però sei un po' cattivo nei miei confronti a volte, no, posso dire. No, no, è la verità, cioè, sei molto bella quando non sei vicino a me. Vicino a me è come una e rosa. E poi non reggo il confronto. Capisci, no? Capisci? Giusto, è cosa, giusto, capisci, giusto. No? Comunque facciamo una raccolta fondi per il mio telefono, siamo sì, d'accordo? Direi di sì, quel telefono andrebbe preso a mazzolo da 4 kg, con 2-3 colpi vedrai che si addrizza sicuramente tutto il tiro, è bellissimo, si rifiuta di andare su Facebook, gli fa veramente schifo perché lui è abituato a Instagram. Esatto, Facebook, quindi non Facebook lo non lo vuole usare. Si rifiuta completamente, è una cosa veramente pazzesca. Romina ci scrive, vi ringrazio con tutto il cuore, vi auguro a tutti buona Pasqua. Grazie mille Romina, tanti Eccolo auguri qua, anche a te. Eccolo l'ultimo esponente della classe Rally 5, dovrebbero essere loro, numero 88 per noi, o sbaglio, dovrebbe essere 88. Così. 88, sì. Filippo Persico, navigato da Enrico Bracchi. Lui sono con loro, si chiude anche la classe Rally 5, una classe Rally 5 che credo sia stata vinta, poi lo vedremo dal bravo Igor Iacchi, dovrebbe essere lui
a vincere la classe in coppia con Cecchetto. Lo vedremo tra pochissimo, appena sarà possibile, con i tempi che ci vengono mandati un po' a singhiozzo, ma che comunque arrivano pian piano, capiremo se hanno vinto loro. Nel frattempo si comincia, continua a vedere quella bellissima casa, che a vederla così non sembra nemmeno immobiliata, quindi può darsi che ancora non sia, non siano andati a vivere là, ma che comunque io prenderei tranquillamente, cioè ci farei un firmone subito e non, sì, avrei non problemi. Mi lamenterei. Dico la intanto verità. Arrivano le MILF, ragazzi, fate spazio perché c'è da ascoltarle, c'è da vederle, c'è da ammirarle. Sto parlando delle Renault Clio Williams classe A7 ed il primo ad aprire le danze numero 91 per noi Giuliano Maffessoli, navigato da Samantha Milani. Si accuccia dietro in salita, vai alla grande. Abbiamo un commento lungo, Alessia, questa leggila. No, ma se Alfonso no, impedisco di leggere. Impedisco di leggere, guarda. Vabbè, se vuoi, guarda, te la riassumo. Dice che ci, gli piacerebbe portarci tutti fuori a bere qualcosa per offrirci. Benissimo, e noi qualcosa. Ti ringraziamo, sei gentile. Ma non perché ci vuole portare noi, ragazzi. Lui mira solo a te, è quello il problema. Poi che tu ti chiami Alessia. No, ha fatto una bellissima dedica, soprattutto. In questo modo non ha problemi, capito? E vabbè, andiamo avanti, siamo entrati nel mondo delle MILF che sta arrivando qua davanti a noi. È lui. Numero 92, Paolo Zandanel, navigato da Silvia Zandanel. Senti il sound di queste autovetture, inconfondibile. Le ascolterei per giornate intere, potrei addormentarmi, cioè svegliarmi la mattina con la sveglia. Ed eccolo là il saluto, come fa la regina Elisabetta, con la manino che si muove. Loro alzano la ruota di dietro, appena vedono un tornante, e salutano tranquillamente tutti voi che siete in diretta. Ciao a tutti da Molinetto, ci scrive Veronica, da Giuseppe e Veronica. Ciao Giuseppe, ciao Veronica. Poi Luca Shortino ci scrive, arrivano le Cliozze MILF. vediamo se mi va anche YouTube. C'è Onofrio Buttitta, ci scrive, siete il top. E poi abbiamo un po' di commenti. La girata tonda però ragazzo, aspetta che lo fai dopo, perché va veramente forte. La girata tonda, preciso, il punto giusto, ricorda, numero 93 per noi. Mauro Alberti con alle note, Arianna Genaro. Bravo, mi è piaciuto tanto. Abbiamo un sacco di tifo per il numero 97 qui al su YouTube. Mentre Luca Shortino, quel sound cupo ed arrabbiato della Willy. Cupo ed arrabbiato, bello però come... Cupo ed arrabbiato, dice. Questo me la ricorderò, quando scrivo i testi mi ricorderò cupo e arrabbiato, sicuramente. Nel frattempo non arrivano aggiornamenti al momento dei tempi, aspetteremo un po' prima di chiederne ancora e poi sarà la volta di andare ancora avanti. Mancano ancora un po', siamo arrivati al 90, no, non è 90, sì. 60esimo equipaggio passato con il numero davanti a noi, numero 94. Numero 94, Enrico Piana, navigato da Raffaella Tonutto. 61 equipaggi transitati davanti a noi, ne devono passare ancora 39 per arrivare alla fine di questa edizione in diretta del Comuniarelli. Poi l'appuntamento per tutti coloro che potranno esserci è i festeggiamenti al parco d'arrivo, naturalmente insieme alla famiglia Zagami a New Turbo Mark. Coniglio Stefano, numero 95, vai fratellone, fa il tifo per il prossimo, arriverà tra poco. Per Massimo Coniglio. Vediamo. Niente, YouTube mi ha abbandonato. No, ti hanno proprio abbandonato tutti. Non so se te ne sei accorto, ma secondo me ti hanno proprio abbandonato tutti proprio. Non so se ti sei accorto di questa cosa. E credo che sia un problema proprio di telefono che non va più. È questo il problema. Nel frattempo io provo a sentire se esistono ancora le mie natiche, sinceramente, anche i miei piedi,
ma non rispondano. Ci sto bussando alla porta, ma in questo momento non stanno rispondendo. Addirittura la cuffia se ne sta andando. Per chi si fosse collegato adesso è sicuramente in ritardo. Sono ormai transitati 60 equipaggi davanti alla nostra diretta. Quello che state vedendo naturalmente è una bella piscina, ma soprattutto la diretta della 10ª edizione del Camunia Rally. La gara vale per il CRZ in terza zona e naturalmente siamo arrivati quasi alla fine, dove ormai il buon Bondioni, il re del Camunia, colui che lo ha vinto con questa volta ben 5 volte, sono loro insieme a Ilario Bondioni con Maria Panteghini, sono stati bravissimi da ieri davanti a tutti e hanno vinto questa edizione. Per fare tutto il podio aspettiamo di poter dire intanto che sta passando il numero 95. Massimo Coniglio, navigato da Mirko Spadone. Victor, buon pomeriggio, tanta roba. Alfonso dice che comunque voleva farti sapere che il messaggio era riferito anche a te. Non gli credo, lo conosco troppo bene. E poi, allora, parliamo del podio. Secondo sul podio è Davide Caffoni con Mauro Grossi. Saranno loro a stappare insieme a Ilario la coppa, la bottiglia dello spumante, con 14 secondi e 1 di ritardo dal primo. Hanno fatto anche loro una bellissima gara, se però sapevano che qua Ilario era veramente difficile da battere. E poi è arrivato Michele Griso, che ha messo tutti i buoni uno dietro l'altro, dicendo: signori, guardate, il gradino più basso lo devo prendere io, mi piace tantissimo. E con 22 secondi e 8 di ritardo dalla vetta, in coppia con Elia De Guio, sono sicuramente, giustamente, i prossimi, e saranno i prossimi ad aprire la bottiglia dello spumante per festeggiare insieme ai primi due e a dire: c'ero anch'io sul podio alla 10ª edizione del Camunia Rally. Fate vedere le premiazioni? No, non le facciamo vedere qua, le facciamo vedere nel servizio che andrà in onda su Sport Italia la prossima settimana, non questa, la prossima, quella che verrà, e sarà la volta del servizio che dovrebbe andare in onda il venerdì sera intorno alle 20:30, tranne se ci saranno delle partite in diretta, dove naturalmente Sport Italia concede priorità, e questo è anche giusto. Arriva arrabbiato, arriva allegro il ragazzo del numero 96, vediamo chi è. Paride Macario, navigato da Angelo Savoldelli. Savoldelli, sempre con la loro Renault Clio. Mi si è bloccato tutto qua. E anche il numero 96 lo cancelliamo, una X dopo l'altra, ahimè. Il divertimento sta per finire, ormai manca veramente poco alla fine della nostra diretta, poco per modo di dire, perché mancano ancora una trentina forse, 29 equipaggi alla fine, il che vuol dire circa una mezz'oretta. Nel frattempo, se riuscissimo ad avere un aggiornamento sulla classifica dopo la prova, la chiediamo alla nostra ambasciatrice dei cronometristi, vediamo se riusciamo a farci mandare qualcosa. Allora, scriviamo aggiornamento. Livio Marcello Castelli scrive: un saluto a tutti gli appassionati. Ciao Livio. Giordano Bulleri, un saluto dall'Isola d'Elba. Ciao Giordano. Luca Sciortino, tanta guida Macario. Il nostro numero 96. Bellissima la livrea di questa italianissima MILF, la 97, di chi stiamo parlando? 97 Marco Franzoni con alle note Elena Scanzi. Loro, se non sbaglio, chiudono la classe a 7. E ora, per la gioia del nostro regista, razzista, perché è molto razzista nei confronti delle Mini Cooper, il buon Giacomo Damiani, cercatelo a Bologna, perché lui odia le Mini Cooper, quindi potete tranquillamente cercarlo sull'elenco del telefono su internet. Poi, se volete, sotto l'autopagamento vi posso dire anch'io la via dove lui sta, potete rigargli la macchina sia davanti che dietro e sia per là. Intanto arriva il numero 99 per noi. Federico Ducoli, navigato da Sara Longobardo, con la loro Mini Cooper. Salvatore Curreri dice: direi che stanno partendo a 2 minuti.
No, no, assolutamente no, partono a un minuto, te lo garantisco. In questo momento stanno partendo a un minuto. È un minuto buono buono e tranquillo tranquillo, ma è un minuto. E quindi noi andiamo avanti, serve nient'altro, vuoi buttare fuori il telefono? Sì, sto per lanciarlo fuori. Prova a spegnerlo e riaccenderlo. No, guarda, sto facendo così per vedere se prende. Qui prende? Se prende. Sì. Perché non vai fuori direttamente e urli da laggiù? Se urli da laggiù e urli da diretta, io ti guarda, ascolto. Guarda, adesso funziona, Mirko. Tu mi prendi in giro, ma vedrai che funziona. E allora siamo entrati direttamente in classe N3 e si parte subito con una Clio RS. Stiamo parlando del numero 101 per noi. Simone Pat, navigato da Ettore Filippini. Eccoci. Allora, qua ci dicono... Fabio Pecchiari, forza ragazzi, mamma mia, il numero 97 ha un tifo pazzesco su YouTube. Marti 23, forza mami, forza babbo. Serena Vitali. Questo, bello che c'è il babbo e la mamma che corrono, mi fa piacere. Vitali Serena ci scrive, bravi, bravi ragazzi. Allora noi andiamo avanti, nel frattempo arriva un altro aggiornamento e allora a questo punto io lo vado ad aprire e ringrazio, come al solito salvo in download, vado a salvare, vado ad aprire, vado a vedere il PDF che mi è arrivato e quindi con l'ennesimo aggiornamento arrivato andiamo a leggerci un po' di classi, a cominciare se riusciamo dalla Rally 4, dove ci dovrebbe essere il primo di Rally 4, però cioè, si vede che non ci piace il primo, ci piace solo gli altri. Va bene uguale, vedremo, insomma, non riusciamo a capire chi è il primo, visto che il secondo sembra essere Lorenzato, Alex Lorenzato. Nel frattempo arriva il 103, se non sbaglio. Michele Barri con alle note Franzi Mirko. Per quanto riguarda invece la Rally 5, qui possiamo dirlo, il vincere la classe è stato Igor, come avevamo già detto prima, Igor Iani in coppia con Davide Cecchetto. Per loro la vittoria di classe Rally 5, una Rally 5 che vede secondo l'equipaggio formato da Andrea De Nunzio in coppia con Sara Nico e in terza posizione, se non sbaglio, vado a controllare, ci dovrebbe essere proprio il buon Massimiliano Milivinti in coppia a Marco Milivinti. Stefano Maniero scrive, sarebbe bello fare una puntata sul racconto della nascita di Rally Dreamer. Meglio di no, lo garantisco che è meglio di no. Rally Dream è tutta colpa del Poggiali, ve lo dico, io non c'entro niente, lui che è una mente bacata e contatta, contorta. È lui che ha voluto inventarsi questa cosa, mi ci ha tirato dentro, io povero che non faccio mai di questi balzi senza essere sicuro, eccetera, e sta colpa su basta, prendiamo la colpa a Poggiali e non pensiamoci più. Nel frattempo ancora una volta vedo i plink dei nostri sponsor, gli sponsor della famiglia Zagami, nel senso di YouTube Mark, che naturalmente hanno dato una mano e comunque sostengano il progetto del Rally Camugna Rally, naturalmente sono loro che ringraziamo, perché è arrivato il momento anche di cominciare a ringraziare. Io comincerei proprio da chi ha messo il soldo, gli euro, e sono stati proprio quelli che ogni tanto vedete in sottoimpressione, insomma in basso, eccoli qua, le vediamo ancora, stiamo parlando proprio di loro. Nel frattempo arriva un'altra Clio RS, stiamo parlando del numero 106 se non sbaglio. 106, Corrado Serafino Pelazzi, navigato da Chiara Amato. 105? Il 105 se non sbaglio l'abbiamo detto prima. Me lo sono perso, scusate. Sì, è rimasta insieme al telefono lei, è rimasta là fuori con il telefono, è uscita un attimo ed è rimasta là naturalmente. Nel frattempo, mentre il 106 esce dalla nostra diretta e si dirige verso la fotocellula di fine prova della prova di Monte Campioni per far sì che poi possa fare il trasferimento fino al palco di arrivo, noi possiamo anche ringraziare tutti i commissari che da ieri, e non solo da ieri, qualcuno addirittura dal giorno prima, durante le ricognizioni, sono sulle prove del, ne abbiamo parlato, ne abbiamo visto uno, sono sulle prove del Camugna ad aiutare e a
a far sì che si possa svolgere questa gara in massima sicurezza. Un applauso e un grazie va allora a tutti loro che lo fanno sicuramente con tanto amore e non certo per quello che gli viene dato come contributo di economico, naturalmente. 107 per noi. Numero 107, Bortolo Mendeni, navigato da Marinella Bonaiti. Ci scrivono Wolf Ricchi, ciao Mirko, ciao Alessia, tanta roba, complimenti da Vittorio. Ciao Vittorio. Grazie Vittorio, grazie mille. Matteo Zingaro o Zingaro, buona domenica, vi voglio bene. Grazie, Marco, mi fa molto piacere. Marco Rossini, forza 113, sono i miei super mamma e papà. Ahimè, io mi sono ritirato durante la terza prova speciale. Mi spiace, però i rally sono così, lo sai anche te sicuramente. Numero 108 per noi, stiamo parlando di... Massimo Salvetti, navigato da Valentina Della Valle. E con loro va via anche un'altra pagina di vecchi iscritti, siamo nell'ultima pagina, ahimè, siamo ormai vicino alla fine di questa diretta, ma anche alla fine di questa bellissima edizione del Camuniarelli. Ne parleremo della N3 per sapere chi sono i vincitori, nel frattempo andiamo avanti e vediamo quanti ne mancano alla fine. Bike Social. Salvatore Pirronello. Pirronello. Saluti a tutto il team di Rally Dreamer. Un saluto anche a te, Salvatore. Matteo ci manda un po' di cuoricini invece. Grazie, Matteo. Francesca Bontempi scrive: forza Giulio Panteghini. Poi ci scrivono Alessia. Beh, questo ce l'hanno scritto in inglese. Comunque, Alessia, o cambi il telefono, o non è, c'è niente da fare. No, ma è la connessione, non è il telefono. Esatto. Nel frattempo arriva il numero per noi: 109. 109, Stefano Massano, navigato da Giulia Casellato. Con questo terminiamo le Clio? No. Adesso nel frattempo intanto vediamo passare lui fuori dalla diretta con una bellissima Clio con colori di Yak ufficiali che tanto mi ricordano il tempo che fu. Anche te cominci a avere problemi a star seduta, o sì, perché mi vedo che ti muovi, hai fatto un chilometro, non è male. Però nel frattempo vi dico che ne mancano 25 alla fine e poi ci dovremmo salutare. Abbiamo ringraziato i commissari di percorso, adesso ringraziamo i cronometristi che mai come oggi hanno dovuto sudare per il lavoro che fanno. Ringraziamo anche chi fornisce il nuovo sistema track, poi ringraziamo tutti gli operatori di servizio, tutti quelli che sono gli uomini dei caratrezzi, gli uomini delle ambulanze, i dottori. Ringraziamo poi tutte le forze dell'ordine e ringraziamo anche naturalmente la cittadinanza in primis davanti a tutto, che per un paio di giorni, forse anche qualche giorno in più, è disposta ad ospitare gare di rally che in tanti casi sono anche un po' fastidiose da vedersi passare sotto casa, ma comunque portano tanto turismo sportivo e quindi vanno in qualche modo alimentate. Bisogna anche essere un po' tranquilli nell'accettare la presenza di questo bellissimo sport. 111, Diego Salvetti con alle note Noemi Pizzocri con la loro Suzuki. Intanto ci scrivono Mirko, qual è la prossima gara dopo il Camunia Rally? La prossima gara è il pranzo di Pasqua, chi finisce prima di mangiare il pranzo di Pasqua. Dopodiché andremo al Sosio e insieme al Sosio ci sono altre gare e dopo il Sosio andremo direttamente al Trofeo Maremma, dove faremo nuovamente una diretta e quindi saremo nuovamente in diretta anche dal Trofeo Maremma e noi naturalmente vi aspettiamo tanti e numerosi anche di là, mi raccomando. Un Trofeo Maremma che quest'anno torna in modo e in sistema antico, prove basse, ci sarà Marsigliana, Gavorrano e Capanne e naturalmente è la volta buona che andiamo a fare la diretta proprio sulla prova di casa mia, la prova di Capanne. Fausto Bianco scrive: ragazzi, grazie, siete unici, un abbraccio a tutti. Grazie Fausto, un abbraccio anche a te. Stefano Maniere, i ringraziamenti, quelli che grigliano e vi fanno arrivare i profumi fin là dentro. Grazie. No, io ringrazierei quelli che... Grazie. Scusate, ho letto male il commento.
Originale LC ci scrive: che belle riprese, cari amici. I giudici e voi due siete mitici. Grazie mille. Andiamo avanti. Io intanto mi è arrivato un altro aggiornamento. Vado a vedere in classe N4. Ha vinto in solitaria, l'abbiamo detto, Paderni con la Evo. E poi andiamo a vedere anche la classe N3 al momento, di quelli che sono transitati davanti a noi e che sono usciti dalla prova, e quindi bisognerà aspettare un attimo. Il più veloce al momento dopo la prova sembra essere Simone Patta in coppia con Ettore Filippini, e noi l'aspettiamo perché dobbiamo capire bene se saranno loro i vincitori o meno della classe N3. Nel frattempo sicuramente ha fatto partire a 2 minuti ancora una volta il Peugeot 106 in versione kit, urlante, e quello in mano al numero 112 Giacomo Gini, navigato da Federica Mauri. Ragazzi, qui non tanta roba, ci va detto subito, perché questa macchina è bellissima. Non peraltro la sceglie anche il campione italiano in carica, e non solo, 3 volte campione italiano, la terza volta campione italiano, per 3 volte campione italiano, il buon Andrea Crugnola, per allenarsi nel campionato IRC, che poi è una serie IRC, dobbiamo dire le cose come devono essere, chiedo scusa, ci mancherebbe. E lui va ad allenarsi con questa piccoletta, questo rospo piazzato in terra che urla e va come un treno, e solitamente si mette sempre nei 20 assoluti, il che non è tanto male. Comunque oggi non griglia nessuno qua vicino. Non grigliano? Non grigliano. Meno male, via, così almeno grigliato. Non sentiamo il profumo, esatto, della grigliata. Questo è fondamentale. Andiamo ancora avanti, siete ancora un po' collegati, non tantissimi, devo essere sincero, però noi giustamente diamo comunque visibilità fino all'ultimo partecipante di questa bellissima edizione del Comuniarelli. 113 per noi. 113, abbiamo Valerio Rossini, navigato da Manola Ciceri. Visto che Mirko non mi vuole bene, io passo alla Superbike, senza mollarmi però. Va bene, dice, ciao, Alfonso, ciao, divertiti. Esce dalla diretta a gas spalancato anche il bravo Valerio, e ora è la volta invece del numero 125, dovrebbe essere lui se non sbaglio, con la 106, oggi è andato veramente forte. Eccolo qua, vediamo se farà un passaggio come quello di stamani. Stiamo parlando del numero 125. Daniel Reghenzani con Ale Notte, Alice Tasselli. Non c'è niente da fare, il ragazzo la prende allegra, gli piace la situazione, gli piace. La butta dentro senza nessun problema, sfiora addirittura il muro pur di addrizzare lo sterzo il più velocemente possibile. Entra in paese leggermente di traverso, sembra quasi un pendolo, lo fa girare tondo, veloce, fuori dalla diretta, gas spalancato, e prendiamo velocità alla grande. Fausto ci scrive: grazie per la diretta, alla prossima, ciao Fausto. Ciao Fausto, non ci lasciare, stai ancora un po', ne manca poche, ne mancano 21 sole, siamo quasi arrivati, dai, stai con noi. E ora c'è un'altra Mini Cooper, lo volevo dire anche al nostro grandissimo regista, il buon Jack, detto anche Giacomo, detto anche Damiani, nato in data del e residente in... che odia le Mini Cooper, ve lo dico, ieri sera al tavolino ci ha fatto 2 scatole spaventose con queste Mini Cooper. Io, sappiate che è razzista contro le Mini Cooper, ve lo dico, così se lo vedete, tra l'altro non lo potete sbagliare perché è il più bello del gruppo, quindi non c'è problemi. Francesco Loropiana ci scrive: grazie mille per questa giornata di rally. Grazie a te Francesco per averci seguito. C'è ancora un buco, c'è un buco abbastanza profondo, sembra un po' in ritardo, ma visto il passo che teneva il buon Daniel, sicuramente una ventina di secondi qui su 3 km gliele potrebbe aver già date al buon Gian Mario con alle note Nico e la loro
Mini Cooper, vediamo se saranno loro ad arrivare davanti alla nostra diretta con il numero 114, oppure sarà la volta di passare a quelle che sono le Renault Clio RS di classe Racing Start, e noi capiremo poi al momento se sarà così o meno. Infatti, se non sbaglio, dovrebbe essere proprio la Renault quella che si transita davanti a noi. Sì, è quella là, e quindi stiamo parlando del numero 115 per noi. Pietro Verona, navigato da Ruggero Grigis. Igor Leoni, ciao ragazzi, ci sarete al Villa d'Este? No, non ci andiamo al Villa d'Este, chiedo scusa, ma andiamo solo dietro al CRZ, non credo faccia parte del CRZ il Villa d'Este. Entra in paese anche il bravo Pietro per l'ultima volta prima di poi andare a dirigersi verso la pedana di arrivo, e poi sarà la volta invece di un'altra macchina un po' particolare. Stiamo parlando di un'Alfa, di una Mito, una macchina che non ha avuto grosse presenze nel mondo dei rally, ma che qua è presente. La vediamo in questo momento entrare nella diretta, numero 116 per noi. Matteo Verona con alle notte Veronica Gadaldi con la loro Alfa Mito. Ti piace la Mito? Sì. Allora te la regaliamo, vai. Allora aspetta un po' di via. Ragazzi, allora una Mito per la signora. Un'altra colletta, per favore. Che colore? Che colore? Non lo so, neanche la piace, però. La vorresti, non so, viola con i fiorellini verdi? No. Ah, pensavo. Vabbè, comunque andiamo avanti, no? Perché sai, devi sapere che il nostro amico Sean la vuole viola con i fiorellini verdi. La vuole così. Fiorellini o qualcosa del genere, insomma. Beh, Sean, complimenti per il per gusto la scelta. Estetico. Sei d'accordo anche te, non ci mancherebbe. Andiamo ancora avanti, e sarà la volta questa volta di una Citroen C2, e parleremo con Alessandro e con Mattia, se non sbaglio. Eccola qua, sta arrivando. Numero 117 per noi. Alessandro Maggiori, navigato da Mattia Taboni. Citroen C2. Siamo ancora in diretta dalla prova di Montecampione, l'ultima prova di questa 10ª edizione del Campagnarelli, ultima prova che ha scaturito la vittoria di Dario Capobondioni con secondo assoluto Davide Caffoni. Naturalmente al loro fianco c'era Maria Pantechini per quanto riguarda Ilario, e invece Mauro Grosso per quanto riguarda Davide. Terzo assoluto è il bravo Michele Griso con Elia De Guio, e non devo sbagliare il cognome perché una volta si è arrabbiato tantissimo Elia, e quindi cerco di dirlo bene, ci mancherebbe, ci sto attento. E poi Mirko Zanardini è quarto in coppia con Paolo Recagnati, e quinto assoluto Giuseppe Mirko Farrea in coppia con Nicolò Brunella, il bel Nicolò. Citroen Saxo per noi, numero 118. Alex Mangeruca. Mangeruca con Luca Cornacchia. Mangeruca o Mangeruca? Mangeruca. Non è che si possa capire come si possa chiamare lui. Ah, Mirko. Giusto? Caro Mirko, anche il tuo telefono inizia a dare dei segni di cedimento, perché, lo sai? Perché? Guarda, il mio telefono non sbaglia mai. Nel frattempo, Shurato Tenki scrive: Alessia wants an Alfa Mito turquoise color. Dai, comunque, anche questo colore non mi dispiace, dico la verità. Eccoci, siamo. Il nostro va fuori la mafia dallo Stato italiano, la Camorra, la paga Merchini. Chi è questo, ragazzi? Ma che siamo in Africa, la signora vecchia puzza con tutti, ballerina. Ma che roba è? Scusa, ma non mi sembra il logo per scrivere una cosa del genere. Scusa, ci abbi pazienza. Ho iniziato a leggere, era meglio di no. Pietro Serra, ciao ragazzi, ti ringrazio naturalmente. E poi Igor Leoni, ciao ragazzi, ci sarete al Villa d'Este, abbiamo già detto di no, se non sbaglio. Nel frattempo il mio telefono funziona, il tuo è un cesso, non funziona, però se non mettiamo un po' di benzina al mio telefono, funziona, tra un po' meglio. Smetterà di funzionare anche il mio, e quindi sarà un problema doppio. Nel frattempo noi aspettiamo che arrivi in diretta con noi il prossimo concorrente. Abbiamo visto passare la Citroen Saxo, eravamo fermi lì, è passato il 137, mi sono perso.
No, non mi sembra che sia passato. Benissimo, allora noi l'aspettiamo, ci mancherebbe. Ne mancano 16, 16 solamente alla fine di questa decima edizione del Comuniarelli, un 16 partecipanti che hanno lo stesso diritto degli altri di essere visti in diretta e che quindi noi faremo vedere fino alla fine. E insieme a noi ci dovrete stare anche voi, perché è così che le rendiamo importanti per quello che stanno facendo anche con le piccoline. Numero 137. Eccolo. Allora, Michele Lorenzo Damiani, navigato da Matteo Baruffini. Chissà se si manda un messaggio alla Mazzucchelli, se ci chiama in diretta o se sarà in qualche modo distrutta dai suoi balli notturni. Vediamo un po', proviamoci. Proviamo. Mazzucchelli, la nostra Mazzucchelli. Ci scrivo, sei viva? Vuoi chiamarci in diretta? Vediamo che cosa ci risponde la signora Mazzucchelli. Secondo me è persa da qualche parte, non so se no, avrà dai, perso. Guarda, anche... guarda, è presentissima. C'è, spunta blu, quindi vuol dire che ci sta leggendo. Chissà ora cosa ci dice. Come minimo sarà in qualche locale a bersi uno cappuccino a quest'ora, perché potrebbe essere l'ora della colazione per lei. Vediamo un po' che cosa farà. Sta scrivendo, quindi se scrive vuol dire no, non posso. Stai a vedere, eh? La conosco. Bene. Viva, ma audio però. Che vuol dire? Video non va. No, audio. Audio. Ma chi ti vuol vedere? Solo audio, basta. Non ti vuol vedere nessuno, non importa, non ti vogliamo vedere. Solo audio. Vediamo se telefona. Ok, chiamami. Ah, io devo chiamare lei. Cioè, beh, tu gliel'hai chiesto. È spaventoso. Su WhatsApp. Non ce la faccio. Su WhatsApp. WhatsApp è la nostra Mazzucchella. Eccola qua. Vediamo se risponde la nostra Mazzucchella. Pronto? Elisa Mazzucchelli? Eccomi. 10. Senti, hai finito di far venire gli uragani a Miami? Sì, oggi ci sono 30 gradi, mi sto già ustionando sulla spiaggia. Lo sai che ho non te la... Ho paura degli alligatori, eh? Guarda che non te la metto la crema, stai tranquilla, eh? No, tranquilla. Ti ma posso siamo dare in diretta? Sì, siamo completamente in diretta. Ah, bene. Ciao amici di Rally Dreamer. Pensavi che non si fosse in diretta? Guarda, qui accanto a me c'è la brava, bravissima, brava, intelligente, simpatica, molto più brava di te, Alessia, che ti saluta. Certo. Ciao Eli. No, ci manchi, come non va? Vediamo l'ora che tu torni, mi però... Mi manca la mia Valcamonica, pota! Ecco, a posto, è arrivata. La mia gara di casa. Senti, in cuffia, Sean mi ha detto che la mette lui la crema per il sole, non c'è problemi. La prossima volta bene, viene anche lui aspetto. A Miami. Va bene, senti, tutto a posto, qua. A parte gli scherzi, tutto a posto, è tornato tutto in regola? Benissimo, domani torno, quindi non ti libererai di me, ci vediamo ovviamente mercoledì per registrare di Rally Dreamer News e poi andrai in onda giovedì alle 21, come sempre. Ragazzi, è sempre sul pezzo, anche quando è in giro a Miami senza far niente, lei è sempre sul pezzo. E allora ti saluto velocemente e ti ringrazio. Ciao, Elisa Mazzucchelli, 10! Ciao Mirko, ciao Alessia. Ciao. È matta tante gare, ragazzi. Numero 122 per noi. 122, Patrick Mattavoni con Thomas Tamburrano. E allora ne mancano solo 12 alla fine, quindi siamo quasi addirittura d'arrivo. Noi stiamo aspettando la chiusura di questa bellissima edizione del Rally del Camunia per ricaricare tutto, correre velocemente verso la nostra amata Bologna e da lì riposarsi quanto basta. QB, che vuoi? Che vuoi? Voglio la diretta. Adesso ti do la diretta. Tieni, cercatela, eccola qua. E comunque, riposarsi quanto basta per preparare tutto e ricominciare da capo, perché questa settimana dobbiamo fare il TG, come ha ricordato la nostra Elisa da Miami, ma dobbiamo anche fare la puntata e dobbiamo far vedere il rally del Ciocco, faremo vedere anche il rally del Saliente, sul Cisaliente in Sardegna e poi sarà naturalmente la volta delle altre gare. Questa settimana in concomitanza tre gare del CRZ, c'era nel tir naturalmente spazio al rally di Ceccano, ma poi no,
di, chiedo scusa, di Cassino, ma poi c'era anche il Comugnarelli dove siamo noi direttamente, ma un'altra squadra di Rally Dreamer era anche al Monferrini, e quindi ci sarà da divertirsi nelle prossime settimane mentre arriva a strada fratta in questo momento una 106. Stiamo parlando del numero, credo, 124, adesso lo vedremo. Vediamo se è lui, credo di sì. 124. Numero 124, Enzo Riccardo Bergomi con Marco Costa. Bergomi. Scusate, ancora una 106. Naturalmente stiamo passando in classe N2, una classe che ormai comincia a essere un po' vecchiotta per età più che altro, ma che comunque tante soddisfazioni ha dato ai giovani, a quelli che hanno cominciato proprio di lì. Prima si cominciava con le 500, con le 600, adesso si cresce addirittura prima ancora. Chi se lo ricorda come me, il 112 Abarth è stato, come per esempio per il grande Cunico, Franco Cunico, ha cominciato proprio con quelle autovetture lì, per poi arrivare adesso a essere formativi con una Rally 5 Turbo. Nel frattempo ne arriva un altro della N2, stiamo parlando del numero 129. 129? Sì, sì. 129, Giordano Formolli con Deborah Duico. Metti in dubbio anche il numero che do, ragazzi. Perché? Ha preso il sopravvento anche lei, è pazzesca, ragazzi. No, non mi permetterei mai. Lei che è alla sinistra del padre dovrebbe stare in silenzio e dire 129, 129. E no, è una domanda, perché ci mancano il 126 e il 128. Vero, vero. Li abbiamo persi per strada? No, ancora no. Non sono passati. Questo è il 120? 9. 9, perfetto. E noi 129 lo 129iamo, va bene? Va bene. Perfetto. Umberto ci scrive, aspettiamo fino all'ultimo concorrente, giusto per dare visibilità. Mancano 8 alla fine, giusto. Questo è l'addirittura d'arrivo, siamo veramente agli sgoccioli, sta arrivando una Saxo e quindi è sicuramente il numero 131. Stiamo parlando, ce lo dice proprio la nostra Alessia. Mattia Orlandi, navigato da Pietro Bergamelli. Roberto, Alfonso, salutano la nostra Elisa. Sette minuti alla fine di questa lunghissima giornata in diretta con Rally Dreamer. Ringrazio i fratelli Zagami, la famiglia Zagami in Totus, ma anche in Totum, in Totus, quello che volete per voi, non me ne frega niente, ma soprattutto ringrazio la New Turbo Mark in tutti i suoi aspetti per quello che sta facendo nel mondo dei rally. 8 gare organizzate ogni anno, 7-8 gare, molte delle quali hanno una validità a livello nazionale, a partire dalla gara dell'ANA, al quale sicuramente sarà anche quest'anno il fiore all'occhiello per l'organizzazione New Turbo Mark. Naturalmente ci sarà anche la gara in Sicilia, stiamo parlando del Taormina, dove ci sono grandi novità soprattutto per la prova spettacolo, dove ci sarà la diretta a quanto pare e ci sarà da divertirsi. 133 per noi. 133, Benedetto Gentili con alle note Daniele Perlati. Arriva bello sodo in paese e gira anche lui il tornante molto velocemente, un tornante che ormai porta i segni dei due passaggi del Rally del Camunia, e naturalmente c'è un canino nel mezzo alla strada, cerchiamo di farlo andare via il prima possibile, mi raccomando. Queste cose bisogna stare molto attenti, anche perché i rumori ai cani danno fastidio, quel rumore di scoppio delle autovetture, e quindi cerchiamo di capire se è spaventato qualcuno che sta guardando la diretta o qualche commissario vicino nei pressi, cerchi in qualche modo di portarlo in sicurezza, mentre l'ho visto molto vicino al rail il nostro amico con il numero 124. Omar Walter. 134, scusa. Omar Walter Sertori con Gaia Scherini. A gusto mio, naturalmente, questa Civi è veramente brutta esteticamente, anche perché è anziana come linea, ma va come un treno, c'ha un motore spaventoso e devo dire anche che il buon Omar la guida veramente forte, navigato da un sempre preciso da una sempre precisa Gaia Scherini. Naturalmente quella era solamente un'estetica che piace a me, non era un'offesa per nessuno. Che hai fatto? Niente. Che hai combinato? Ho fatto cadere la penna.
La penna? E ora senza penna come si penna? Non penno più niente. Non penni più? No. Bene, allora niente penna. Se mi scusate un secondo. Va a prendere la penna, scusatela, adesso torna, eccola, guarda, non c'è più. Aspetta, no, lascia. Lascia pure lei, lasciala, ecco, non c'è più. Tra-da! Eccola, è tornata, la maglia di Rally Dreamer. E allora arriva un'altra Peugeot 106, dovrebbe essere il numero 135. Vedremo se è lui, sì, è proprio lui. Di chi stiamo parlando? Stefano Arrigoni con alle notte Nadia Rastelli. Il nostro Luca Sciortino ci scrive: Omar Sertori va forte. Va forte, sì, ci mancherebbe. Però anche la macchina c'ha un bel sound, sicuramente sotto a quel cofano ce n'è di cavalleria, perché comunque ha fatto un bel passaggio in salita, quindi se non hai la cavalleria giusta puoi andare forte quanto vuoi, ma se alla fine non vai, c'è poco da fare. E allora si continua, siete ancora un bel po' in diretta, pochi ma buoni, come disse un amico mio prima di morire, disse quanti metri manca, pochi ma buoni, e morì lì, e quindi c'è poco da fare. E allora andiamo avanti, sono 4 le autovetture, sono 5 le autovetture che mancano in questo momento, noi le stiamo aspettando tutte e 5 e poi sarà la volta di fare i saluti finali e poi dovete mandare tutti gli indirizzi uno per uno di quelli che sono stati in diretta, perché lei dovrà passare con il monopattino e il solito, guarda, ci salutano i ragazzi nella diretta là su in cima, sull'argine, sì, ti ha visto che l'hai salutato, sì, ti ha visto così. Nel frattempo 136 per noi. Angelo Fostini, navigato da Davide Rossi. Andrea Alberto ci dice: un appassionato di rally guarda la gara dalla prima all'ultima macchina. Vero anche questo, sono d'accordo con te. Colori ufficiali per questa 106. E i nuovi vecchi colori della Peugeot Sport Italia o Italtecnica a quei tempi. Ufficialissimi della Peugeot, la volevano tutti così. Mi ricordo che anche le 205 rally di classe A2, per chi ancora si ricorda che cos'è la classe A2, erano tutte fatte in quel modo perché dovevano assomigliare alle auto ufficiali. Manca qualche pezzo a questa 106, invece stiamo parlando del numero 138 Steven Magoni con Maurizio Della Torre. Loro hanno scelto di fare una soluzione aerodinamica diversa alla loro 106, l'hanno modellata un po', sicuramente un lungo, oppure hanno girato un tornante molto stretto dove hanno lasciato qualche pezzo, ma a quanto pare non hanno certo lasciato la voglia di divertirsi e di dare del gas, perché lo stanno facendo molto bene. Luca Sciortino dice che la Civica ai cavalli, le 106 il telaio, ma ci vuole anche il piede per portare la Civic. Questo ci vuole sempre. Ne mancano solo tre, mancano due Peugeot 106, una Citroen Saxo alla fine di questa diretta, una diretta lunghissima, una diretta chiedo di quanto. Quant'è che siamo in diretta? Ci devono essere praticamente addormentati, non danno più, ormai sono lì morti con il dito meccanico che va da solo, cambia da solo direttamente, e poi invece il numero 139 per noi. Luca Tovo, navigato da Claudio Mogentale. Però sono vivi perché stanno muovendo tutto il furgone. Esatto, eccolo. No, è arrivata la comunicazione dal nostro Sean, 2 ore e quindi ci siamo. Ragazzi, e fatelo in qualche modo anche voi, Marco ci scrive: Mircone, ti vogliamo alla guida in gara. Ma guarda, meglio di no, perché il problema più grosso è entrarci nella macchina e anche uscire, non tanto guidare. Ormai per me penso che sia passato quel periodo dove sinceramente ero un fermo piano, spaccandolo completamente, e così capiremo che non serve assolutamente a nulla avere un telefono che non funziona. Ne mancano 2 alla fine, sembrano almeno uno essere in ritardo, vedremo chi si transiterà tra il buon Moreni e il buon Bulferini, o se fortunatamente sarebbe cosa buona che Bulferini transitassero entrambi, ma noi le stiamo aspettando e cercheremo di capire. Nel frattempo siete ancora diversi, vediamo, questa mi sembra una Saxo se non sbaglio,
Sì, è proprio una Saxo e quindi credo sia il numero 143, dovrebbe essere lui a chiudere le danze, se non sbaglio, dovrebbe lui, essere lui. Proprio lui, di chi stiamo parlando? Vittorio, ah, questo è lo sciolingua, Vittorio Bulferi, Bulferetti, navigato da Simone Baruffini. Ci voluto 6 metri quadri di adesivi per fare nomi sui vetri di questi ragazzi, che comunque stanno per concludere le loro fatiche, che si vogliono chiamare così, la fatica è tutt'altro, il loro divertimento, diciamo le cose come stanno, al Camugnarelli. E allora, mentre loro escono dalla diretta, è arrivato il momento di cominciare a fare saluti, e io comincerei proprio dai nostri ragazzi, dall'esterna 1 di Rally Dreamer. Vediamo se sono pronti, comincerei a farli vedere uno per uno, comincerei da, fate voi, ditemi voi. Possiamo iniziare dal buon Diego, vediamo se è lui il primo a parlare, oppure Fabio, fatemi vedere chi è e vi dirò come si chiama. Eccolo qua, questo è Fabio, eccolo qua, è pronto a salutarci in diretta insieme agli amici, noi lo salutiamo, è uno dei nostri cameraman, sono veramente eccezionali. Poi ci sarà un altro da far vedere, seguire in diretta, ditemi come si chiama quello nuovo, non me lo ricordo. Intanto abbiamo visto Fabio, lo stiamo ancora... come? E poi allora è la volta di cambiare l'inquadratura, vabbè che Fabio è bello, ma non esageriamo, eccolo qua, questo è Diego, è il nostro Diegone dell'esterna 1, alza la manino Diego, saluta, bravo Diego, grazie, grazie Diego. E poi cambiamo, vediamo un po' a chi tocca questo giro, ci sono tutti, le voglio far vedere tutti, questo è Lorenzo, una new entry di Rally Dreamer, eccolo qua, ci saluta anche lui, sorridete ragazzi, su, so che siete stanchi, ma un sorrisino. Mi manca il Poggio, che da qualche parte sarà arrampicato da qualche parte, vediamo se lo vediamo, il nostro Poggiali, anzi adesso facciamo vedere anche quelli che sono qua, dove, vediamoli, eccoli, Poggiali che ci saluta, eccolo qua. Proprio brutto ragazzi, e come farà la sua fidanzata a dire che c'ho un bel moroso? Dio boh, come dice lei, non c'è problemi, intanto lo salutiamo, è un grande, lo ringraziamo. E adesso, se riusciamo, andiamo anche a far vedere i nostri registi, ce la facciamo a vederli? Vi si vede? Allora, venite fuori un attimo e fatevi vedere la telecamera, vi voglio far vedere a tutti perché siete stati bravi. Uscite un attimo, venite qua davanti un attimo e tornate via. Salutiamo, arrivederci e grazie. Apro tutto? Sì, si apre, che stanno arrivando dei pelati e quindi bisogna mangiare il pomodoro. Eccoli. Eccolo qua, il primo è lui, Giacomo, quello della Mini, mi raccomando, rigatela tutta. E poi c'è il nostro Sean, eccolo qua, che vi saluta. Ancora non lo vediamo, no. Un po' di più, sali, Sean. Sali, sali. Eccolo, Sean, l'altro regista, ci ha salutato anche lui. E allora, è arrivato il momento di salutare tutti, vorrei che salutassi tu, per favore, Elisa, tutti i nostri amici. Elisa, no, all'ultimo, scusami, mi hai deluso così all'ultimo. Ti ho venduto all'ultimo, ti chiedo scusa. E allora... No, grazie, grazie a tutti per averci seguito fino alla fine, fino all'ultimo partecipante. Sono contentissima di far parte di questa famiglia di Rally Dreamer e mi sono divertita davvero in questi giorni, quindi grazie, grazie, grazie. E allora confermiamo il podio, terzo assoluto, Michele Grifo in coppia con Elia De Guglio, per loro il tempo totale 46-57-1, il ritardo da 22-8 dalla vetta, secondi assoluti Davide Caffoni e Mauro Grossi, anche loro in ritardo dalla vetta di soli 14-1, re per la quinta volta al Camugnarelli, Ilario Bondioni in coppia con Marina Panteghini. Ringraziamo la famiglia Zagami, ringraziamo uno per uno voi, buona Pasqua, buona Santa Pasqua a tutti voi, ci vediamo fra due settimane in diretta, anzi chiedo scusa, fra tre settimane in diretta dal Trofeo Maremma. Per tutti voi il mio saluto è sempre quello, Rally Dreamer, tanta roba!